Ciao, ciao a tutti, ciao Falange, e siamo qui con il grande avvocato Gianni o Giovanni, cioè Giovanni Gianni Giovanni, Neri. Eccoci ciao, qua. ecco, che Siamo alla piacere, fine, ce l'abbiamo finalmente. fatta. Sì, allora E innanzitutto ti do io. il benvenuto qui sulla Falange Benson, che sono tutti qui che ti stavamo aspettando, e finalmente con grande gioia, veramente con il cuore in mano, che siamo felicissimi di averti qui. E veramente l'emozione è tanta, perché sei stato e sei praticamente una figura di riferimento nel pantheon bensoniano. E immagino quante cose, quante storie hai da raccontarci. E per cui io, nel senso, io mi metto cioè, mi metterò in silenzio ad ascoltare, farò qualche domanda, leggerò un po' di commenti. I ragazzi sono già qui, e chiaramente Gianni ci darà il suo punto di vista. Io ti chiamo Gianni perché Certo, ovvio. assonanza con i video. Ci darà il suo punto di vista, perché lui è da anni, insomma, è stato per anni la spalla, cioè prima allievo, poi spalla a Televita, e figura importantissima, come dicevo prima. Quindi a noi ci piacerebbe che tu partissi dall'inizio, cioè nel senso prima dei video, cioè bene o male, che ci sono su YouTube, che hanno fatto diventare Richard un personaggio, un mostro del tubo, come si dice. E quindi ti direi com'è nato questo rapporto, cioè nel senso, com'è conosciuto Richard? Oppure vedi tu dove partire. Io, come ho detto, mi metto in silenzio e ascolto. Allora, io innanzitutto ti ringrazio e saluto tutta la Falange Benson e vi ringrazio anche per l'enorme accoglienza che mi avete riservato non solo a questo evento, ma anche purtroppo all'ultimo grande evento di Richard, che è stato il suo funerale, che però è stato uno spettacolo per l'emozione che ho sentito, per le persone che veramente lo hanno stimato e ammirato per tutta la vita, che erano lì e che hanno veramente dato un grande contributo anche alla fine, che non sia questo un nuovo inizio e poi parleremo e vi dirò perché. Allora, io parto come da tua richiesta, abbracciando tutta la Falange Benson, siete forti, grazie, Grazie a te. Ti stanno salutando, non li vedi, vero, i commenti, ti stanno salutando no. a una pioggia di... Poi, vabbè, qualcosa ti Io leggerò. abbraccio a tutti perché veramente siete grandissimi e siete sempre stati comunque un enorme supporto diretto o indiretto per Richard ed è piacevolissimo essere qui. Allora, io parto un po' dall'inizio, dalla mia storia con Richard. Io torno al 1991, frequentavo il liceo classico Anco Marzio e c'era un ragazzo bravissimo che era diventato da poco anche un mio amico che suonava la chitarra, aveva una Steve Vai gialla. Dicevo, mazza, come cazzo suona questo? Ma come fa? Io avevo gasato da tutti i gruppi dell'epoca, Metallica, Megadeth, che erano i miei preferiti, Guns N' Roses pure, anche se poi nella logica mia e anche di Richard, quelli erano gruppi che entravano in un certo pantheon, però erano un po' di serie B, come i Poison, tutta questa gente qua, no? Perché per noi c'erano più altri musicisti, no? Che consideravamo, c'erano sottostimati cacofoni dove c'era Jason Becker e Marty Friedman, insomma, c'era gente che era secondo noi più idonea, ma all'epoca non erano ancora nei rapporti con Richard. Ma c'era sto ragazzo che suonava benissimo, si chiama Fabio De Paolis. Lo saluto, è un avvocato anche lui adesso. Bravo, bravo, bravo. Dico, come cazzo Tutti gli fa questo a allievi di suonare Richard così? diventano avvocati. No, un po', ma dicevo, allievi, un po' cioè, commercialisti, dottori, eccetera. E sui dottori poi ci torniamo perché uno dei suoi amici allievi che ha suonato nel disco dell'87 prodotto da Richard, che era Metal Attack, è un chirurgo famosissimo, si chiama Paciotti, il figlio suona nei Gazzosa, che poco c'entrano con quello che fa, ma Paciotti padre era un mostro, io l'avevo visto suonare, c'ho ancora un pre che era suo, che adesso c'ho io, e che poi ho rincontrato nel 2001. Comunque, 1991, settembre, ottobre, sto ragazzo suona fortissimo,
era diventato mio amico da poco. Lui però, diversamente da me, era molto più studioso, molto più, si direbbe, secchione oggi, però un bel look, insomma, metal, pure lui, eccetera. Gli dico: senti, ma come cazzo fai a suonare così, sei così forte, eccetera. Riceveva la lezione da Richard Benson. Richard Benson, l'assonanza con George Benson veniva diretta, ma insomma, dico, e come lo conosci sto Richard Benson? Dice, Richard Benson è un conduttore televisivo, ma anche un grande chitarrista, eccetera. Dice, io suono anche con una delle chitarre che c'ha lui, ma Richard c'ha 20 chitarre a casa, e c'ha sta Steinway gialla col manico floreale. Allora gli dico: senti, ma non è che mi puoi portare pure a me? E lui un po' me l'ha fatta pesare sta cosa, mo vediamo, ti devo presentare, no? Sembra un grande mistero la C'è conoscenza una di setta Richard. praticamente. Sì, si chiamava il Simposio del Metallo all'epoca, lo chiamavano affettuosamente così. Era un gruppo che si riuniva attorno a Richard e suonavano la chitarra e c'erano tanti Cioè, è grandi da lì che chitarristi. nasce il simposio del metallo, Eh no, quindi. aspetta, sì, perché allora così specifichiamo: il Simposio del Metallo nasce lì, nasce dal fatto che Richard, il maestro del simposio, ci aveva attorno tutta una serie di figure che erano composte da tanti ragazzi giovani, tra cui me, no? All'epoca così, perché avevo 16 anni appena fatti, e c'era anche qualcuno che era più piccolo, e poi c'erano tanti grandi chitarristi che glielo davano attorno. Guarda che la storia di Simone Sello, che poi è suonato, è vera che l'ha scoperto lui in quegli anni lì, e io c'erano tanti grandi chitarristi, ma adesso non mi va di fare nomi, ma grandi, grandi, importanti che andavano lì da lui e che. Non è che facevano lezione, però si confrontavano. Per esempio, abbiamo sentito recentissimamente con la nuova produzione di Richard Angelo Branduardi, che ha confermato che Richard comunque ha partecipato a, se non sbaglio, al Balletto di Bronzo, eccetera. Tanti nomi che sembrano mitologici, anche la conoscenza con Malmsteen. Tutte le foto che vedete con Malmsteen le ho fatte io nel 96. E Vero. Malmsteen lo stimava moltissimo, era l'unico con cui parlava. Nel 96, scusate se faccio sto ponte sul futuro rispetto al 1991, quando andammo a conoscere per la rivista Chitarre, dove Richard era giornalista anche della rivista Chitarre ed era stato votato in quell'anno miglior chitarrista metal italiano, e poi c'era il miglior Nel chitarrista 96. rock nel 91, Ah, ok. e l'anno che era entrato, nel 96 va come giornalista a conoscere Malmsteen e andiamo ai Cavalieri a Hilton. Sopra Piazzale Clodio a conoscere Malmsteen che scende con questa splendida giacca molto lunga fino al ginocchio da musicista del 1600. Lui già era un po' ingrossato rispetto al primo Malmsteen, e c'erano anche giornalisti di tante altre testate musicali. Non si fila a nessuno perché noi in Italia abbiamo anche questo enorme difetto. Io parlo l'inglese quasi come l'italiano, ma ci sono persone che non parlano per niente l'inglese e all'epoca, soprattutto 25 anni fa, 30 anni fa, quasi nessuno parlava l'inglese in maniera fluente. Richard, che invece è inglese per davvero, ma anche se gliel'hanno contestata questa cosa, poi lui fece vedere il passaporto, ma Il io conoscevo documento che padre, comprova, sì. sì, io conoscevo anche padre e madre di Richard, numero di telefono di casa era 06 689 6429, rispondeva la segreteria telefonica alla madre per lasciare i messaggi a Richard. Minchia che memoria, pure il numero si ricorda. 689 6429, lasciato un messaggio dopo il segnale acustico, grazie, me lo ricorderò a vita, perché poi tu lasciavi il messaggio e lui alzava: ciao, Gianni, dimmi, io sì, sto facendo Cazzo. lezione, e richiami tra un'ora. Così, vabbè, ciao, grazie, boh. Era sempre telegrafico, questa soprattutto all'inizio. E insomma, Malmsteen prende a parlare con Richard, probabilmente perché parla inglese, probabilmente perché era l'unico che aveva ancora il look da artista rispetto agli altri giornalisti che andavano lì tutti quanti fintamente professionalizzati come lo sono io oggi con la giacca, no? Così andando col microfonino, Richard gli viene, lui, io, tutti giacche di pelle, stivali con gli speroni, andiamo proprio esaltati. Poi c'era un'altra persona, ragazza, che veniva con noi, che non era Esther all'epoca, Esther ci fu l'anno dopo, nell'edizione successiva, che era un'amica di Richard, però niente di che, una certa Gabriella, pure lei tutta metal, eccetera, e lui si mette a parlare con Richard. E mi dovete credere, parlavano delle scale, delle diminuite, e a un certo punto, parlando proprio Malmsteen con lui, gli fa vedere sulla chitarra una soluzione che aveva inserito quell'anno
nel disco che aveva prodotto, che era un disco di cover, che lui diceva che non erano cover ma rielaborazioni dei brani, dove c'erano brani dei Deep Purple, di tanti artisti, degli Una ABBA, risposta eccetera. paraculata, però, vabbè. E chiaramente, a Malmsteen ovviamente gli dà una risposta così e cominciano a parlare delle scale diminuite, eccetera, e Richard gli fa vedere una soluzione che era di Paul Gilbert. E Malmsteen dice: non lo conosco questo chitarrista. Dice: non conosci Paul Gilbert? Gli fa: no. E Michelangelo lo conosci? Non lo conosco. Dice: senti, ma conoscerai Fred Gambale? Non lo conosco. Io quando, allora, oggi mi fa ridere pensare a una risposta del genere, ma probabilmente Malmsteen, che realmente noi l'abbiamo conosciuto, ci siamo fermati anche a cena, è una persona veramente autoreferenziale. Lui fa il suo bene e non guarda niente di quello che sta attorno a lui. E incredibilmente vederlo confrontare con un chitarrista, che nel caso era Richard, che aveva quella preparazione, che era frutto della preparazione di quei tempi, perché all'epoca tu dovevi avere un background. Io l'ho detto questo purtroppo al funerale di Richard: Richard è una persona di preparazione immensa, non solo nella storia dei gruppi musicali, quello che è Richard giornalista che vediamo in televisione, che avete visto nelle trasmissioni con me, era proprio una persona estremamente colta, preparata sulla musica, sull'armonia, era bravissimo. Non a caso delle soluzioni che troverete nell'ultimo brano, che purtroppo è uscito nella versione che lui su internet lui strimpella, no? Però quando sentirete, non so se l'avete già sentito, la produzione ultima dove suona da solo Simone Sello, dove ci sono tutta una serie di musicisti di un certo rango e un arrangiamento serio, le soluzioni armoniche di Richard sono veramente geniali, sono veramente frutto, secondo me, di una stratificazione della formazione che ha avuto Richard, perché Richard ha avuto tutta una formazione da musicista degli anni 60, 70, che erano quelli che avevano il repertorio, che dovevano eseguire perfettamente quei tipi di brani, eccetera. Il chitarrismo virtuoso degli anni 80, e torno nel 1991, quando Fabio De Paolis mi fa entrare a casa di Richard e mi fa conoscere Richard per prendere le lezioni. Lui era talmente pieno di turni che mi ha detto: guarda, non lo so se l'amico tuo, che nel caso ero io, lo prendo. Però si ricorda un episodio molto bene, Richard, che io tutto il tempo che lui ha suonato, io stavo alla sua destra a guardare da dietro come suonava. E lui mi ha detto: dice, negli anni io mi sono preoccupato perché pensavo che fossi un pazzo, uno stalker, ma io non avevo visto mai nessuno suonare così. Ma non lo dico perché oggi voglio celebrare la memoria storica di Richard, o come molti mi potrebbero opporre oggi, dire: però quello che ci faceva vedere dal vivo. Nessuno immagina quello che era Richard nel 1991. Era un mostro, era una persona che era la versione italiana più vicina a Michelangelo, che ti proponeva anche Gilbert, che ti proponeva anche Steve Vai, che ti proponeva, perché tra l'altro sto Fabio De Paolis, che aveva sta Steve Vai, suonava For the Love of God di Steve Vai come se fosse Steve Vai, e l'aveva imparato da Richard. E Richard era in grado, perché faceva questo anche per delle edizioni musicali che c'erano all'epoca, lui sentiva i brani e faceva le trascrizioni dei brani, quindi a orecchio lui li suonava, frutto della sua formazione negli anni 70, quella del repertorio, dell'armonia, dello studio fatto anche sugli accordi, con tutti i risvolti, eccetera, e con una grande conoscenza musicale dietro. Aveva studiato musica e poi l'aveva approfondita suonando. Riportato negli anni 80, dove c'era sto chitarrismo virtuosistico, inizi anni 90, stavamo lì e io vado da Richard e voglio, insisto, per fare sta lezione. Arrivo a fare sta lezione, mi fissa la lezione il 27, no, il 29 di dicembre del 1991, dopo il Natale. Io vado lì con sta chitarra di merda che avevo, sta Yamaha disastrosa, che pensavo fosse una bella chitarra all'epoca, non è, comprare invece Cioè, tu niente. comunque suonavi, cioè, già suonavi tuo, cioè. Io ho studiato chitarra classica un po', 2 o 3 anni, strimpellavo e provavo a fare qualcosa così, ma mai avrei pensato che si potesse arrivare a un certo livello attraverso un maestro, che sapeva suonare delle cose che io vedevo in TV, vedevo sì, su Video Music, non c'era neanche in TV, magari devo Slash suonare. Vedevo Slash suonare da solo di You Could Be Mine, che era proprio uscito nell'estate del 91,
non lo trovavo eccezionale, però dicevo questo sta a un livello che chissà che cosa. Ecco, quello era proprio l'entry level basico di Richard, proprio quando sono andato lì. E insomma, a parte questa stanza, era una stanza piccolina, piena di fumo, perché lui fumava come un turco, fumava, accendeva la sigaretta, la buttava, la spegneva e ne accendeva un'altra. Chitarre appese ovunque attorno a sta stanza, nel salone della casa dei genitori, quella era la sua stanza dove lui non viveva ma dava lezioni, in centro a Via dei Funari 26. C'erano chitarre pure in salone, tutte poggiate sul divano, e c'era la Vandenberg, la Puzzle e quella rossa, ce l'ho tutte e due io, erano le sue, quella del film di Verdone ce l'ho io. Poi stupidamente, non, vabbè, oggi sono in ufficio, se no ve la facevo vedere, è proprio quella del film, magari se ci ricolleghiamo Te un'altra l'ha volta. regalata lui, cioè. Sì, le scambiavamo perché poi io andando avanti ho cominciato a comprare chitarre e poi diceva che bella sta bisiriccia americana che hai comprato, me la dai, te la Vandenberg, scambiavamo, capito? Così. Poi c'aveva la Steve Vai, la Fred Gambale e la Paul Gilbert, la Vai gialla, la Gilbert blu con le chiavi fucsia, la Gambale gialla, la Satriani, poi aveva un Les Paul nero, una chitarra autocostruita che era stata fatta per lui a forma di mitra che vedete in un metodo musicale suo. Poi aveva una chitarra synth che era quella che utilizzava. Un attimo, Steve Stevens con Billy Idol. Poi in Flash for Fantasy vedete suonata questa chitarra qui. Insomma, c'era tutto questo universo di chitarre, io impazzivo, e poi lui andava da Bandiera, da Franco, che poverino non c'è più, anche lui ci ha lasciato quest'anno, con cui ho avuto un ottimo rapporto fino a poco tempo fa. Ho comprato una chitarra da lui la settimana prima che morisse, veniva poco pure Franco ultimamente. Arrivo da lui e dicevo, aveva tutte queste chitarre, e quando andavo con Richard negli anni da Bandiera, lui dice: senti, mi piace questa, questa, questa e questa. E Bandiera diceva: portatela a casa, poi me le paghi. Quindi tutte le novità, anche a livello di strumenti musicali, erano da Richard. Insomma, io comincio ad andare da Anche Richard. pedali? C'è anche pedaliere. Tutto, tutto, tutto. Lui all'epoca preferiva il Metalizer, Digital Metalizer, che è un pedale della Boss che integrava anche degli effetti in chorus, eccetera. Poi passò al Metal Zone, che era senz'altro un pedale più aggressivo, un distorsore più aggressivo, ma all'epoca, se parliamo di strumentazione di Richard degli anni 90, Richard aveva il suo amplificatore, che poi tendenzialmente era un Gallien Krueger prima, due coni, e poi andò sulle 51-50, sulle testate di Van Halen con la cassa, dove l'effettistica lui la faceva passare non tra il Sennheiser e Tarn, ma faceva passare tutta l'effettistica diretta nell'accesso dell'amplificatore. Tu dici che gran casino, no? Perché lui bilanciava molto bene all'epoca questi suoni e aveva un rapporto più vero, anche perché i Sennheiser Tarn dell'epoca erano i Sennheiser Tarn che rispetto a quelli oggi avevano meno dinamica. Invece quando passavi diretto, mi spiegava sta cosa, dice: il sound lo senti tutto, anche se fai una cazzata, però mi diceva lo senti, quindi non fare cazzate. Mi vede con sta chitarra, la prima lezione dice: che cazzo sei, Guns N' Roses? Mi fa questa battuta, scusate, perché sui coglioni, dice: tira su sta chitarra, e mi fa alza sta chitarra. Poi dice: oggi studiamo una delle scale dei chitarristi più veloci al mondo, studiamo la scala in la minore di Paul Gilbert. E dico: come? Cioè, io non so fare un cazzo di sta roba qui. Gli dicevo: no, come è possibile? Dice: no, no, guarda, adesso ti spiego io. Poi mi spiega la pennata alternata, la plettrata alternata, me la fa fare piano piano. Ma la cosa più interessante del metodo di Richard all'epoca, che era un grandissimo chitarrista e virtuoso della chitarra, che non sbagliava una nota, che aveva un sound pulito, quindi tutto quello che oggi non ci si aspetta rispetto a quello che ci ha voluto far vedere in altre fasi della vita, ed era un maestro bravissimo, perché era anche uno che se sbagliavi mezza nota ti fermava e te la faceva risuonare finché non veniva. Le pennate dovevano essere tutte uguali, le plettrate tutte uguali, alternata, quindi vuol dire, se abbiamo tre movimenti, no? Molti di voi sono chitarristi, uno, due, tre, la terza in giù, vuol dire che la quarta, quando salti la corda, la devi fare verso l'alto, altrimenti la pennata, se uno, due, tre, uno, due, tre, è continua, non è alternata, d'accordo? E l'effetto è diverso. E poi diceva che tutte le singole note, e questo pretendeva da noi, suonassero con la stessa intensità. Perché se suonano con la stessa intensità, il suono è compatto e fluido e diretto, altrimenti il suono
Fa schifo Gianni, questo diceva, hai capito, no? Fa schifo sto suono, deve essere continuo. E quindi mi comincia a far studiare questa scala di La minore, poi mi inizia a far studiare dei fuging, delle cose, piano piano, tutte queste scale che io studiavo mi consentivano e consentivano a noi allievi, tutti quanti, di avere sempre più fluidità, sempre più capacità di approccio allo strumento. Il parametro di riferimento non era Richard o Paul Gilbert, il resto non esisteva. Quindi tu non potevi, se scimmiottavi questa cosa, perché intanto stavi imparando a farla, però come veniva, non è che dici, senti, la faccio un po' meno, no, devi far veloce come Paul Gilbert, se no fa schifo, se non c'è la stessa intenzione. Quindi lì, cazzo, uscivano veramente tutti i mostri da sta scuola, perché era tutta gente che poi andava a casa e quelli migliori studiavano un po' a scuola e facevano quello, gli altri facevano solo quello. E quindi e poi lui aveva questa pretesa. Allora lì nasce l'idea del simposio del metallo, che nasce da una battuta di un ragazzo del liceo classico, come eravamo noi. Dice: Ma Immagino. questo è, pro ma questo è proprio un simposio? E lì gli fa: Sì, ma del metallo, gli diceva, no? E da lì è nata la cosa del simposio del metallo. È una cosa che nasce nel 1991, quegli anni là, e già c'era quando sono andato io praticamente da lui. E poi c'era tutto un ordine cerimoniale, perché c'erano quelli bravi che andavano il venerdì, c'erano gli studenti a cui noi andavamo il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, e poi c'erano lezioni durante la settimana di chi aveva il gruppo e quindi doveva imparare, perché Richard li faceva sempre studiare, e poi magari nella seconda metà della lezione, quasi come se fosse un premio, costava 30.000 lire l'ora andare da Richard. Magari studiava con Richard i pezzi che la band doveva proporre, tutte le band romane. Ultimamente ho sentito Emilio Trillò, che è un anche lui adesso fa un lavoro impegnativo e vive al nord proprio per questo lavoro. Aveva un gruppo di death metal progressive ed era bravissimo, anche lui. Prendeva idee da Richard, suonava, poi le metteva su sto demo, ed erano tutti gruppi incredibilmente capaci, bravi, eccetera. A un certo punto io ero amico anche negli anni, continuo ad andare da Richard, 91-92 metto in piedi la prima band mia, continuo a fare l'allievo di Richard, a fare le Scusa, lezioni, ma lui poi faceva anche studiare teoria, cioè nel senso, sì, o era solo pratica? allora la cosa importante, che secondo me è stato proprio il metodo anglosassone di Richard, che faceva fare tantissima pratica. Però poi a un certo punto, se tu volevi o se Richard ti riteneva in grado, facevi anche la teoria, facevi tutta la parte dell'armonia, i modi, lidio, misolidio, locrio e olio, cioè ti spiegava tutto e ti spiegava come le dovevi prendere con tutte le posizioni della scala. Lui pretendeva che ciascuno di noi avesse una geometria esatta di quello che stavi suonando, e ti faceva anche fare delle cose particolari. Dice: prendimi un Mi, adesso prendimelo sulla corda dell'A, adesso prendimi il Mi e fammi vedere tutti i Mi della tastiera. E tu partivi lì e gli devi far vedere tutti quanti, no? Dice: adesso eseguiamo, e poi dice: adesso partiamo da una scala e fammi vedere il modo misolidio, fammi vedere il modo locrio di questa scala, no? Lì manca una nota. Era incredibile. Era incredibile, ti dava una scuola di conoscenza dello strumento a livello di scale perfetto. Poi c'era tutta la parte degli accordi e tutta la parte relativa anche all'esecuzione. Quindi ti faceva suonare, che ne so, un gruppo di accordi in modo Spanish flamenco, oppure ti faceva suonare gli stessi accordi arpeggiati, ti faceva suonare gli stessi accordi Però in c'è cioè, il vari riferimento era sempre Paul Gilbert, cioè nel senso non, modi. cioè non potevi proporre qualcosa a te, cioè che ne so, o Richard, io a me mi piace questo genere, seguo Sì, questo. no, no, io per esempio ho detto: a me piace Marty Friedman, no? E lui mi diceva: adesso allora ti faccio studiare le scale esatoniche che fa Friedman. E lui partiva da una serie di cose che potevano anche interessare i più, no? Paul Gilbert era con Mr. Big, se non sbaglio, all'epoca, e quindi dice: senti, hanno fatto questa canzone che è melodica, ma sai che lui è un virtuoso, ti spiego le scale. Allora, su Malmsteen c'aveva una grande stima, per esempio a livello personale, però come ha rilasciato in un'intervista audio che è su YouTube,
Lui mi diceva sempre questa cosa, già Malmsteen della metà degli anni 90, per lui già era diventato noioso, perché dice lui ripropone sempre la stessa cosa, e questo era 26 anni fa, ripropone sempre la stessa cosa facendola Cazzo. più o meno bene, perché poi lui diceva questo, dice quando Malmsteen stava a casa e studiava, e poi è venuto in America, era soprannaturale, perché era uno che suonava e studiava 20 ore al giorno, Richard studiava in media 4-5 ore al giorno, tutti i giorni, compresa la domenica, negli anni in cui era fortissimo, fino al 95, 96, 97, ok? Più 95, perché anche nel 95 la rivista Chitarre, riproponendo il solito referendum, e non perché lui fosse una persona che più o meno gravitasse là attorno, aveva fatto una valutazione di chitarristi ed era uscito sempre Richard come miglior chitarrista meta, perché era veramente molto molto bravo e molto capace. E in quegli anni lì Richard stava facendo una tournée 91 in particolare, perché poi lui lavorava ogni tanto con qualche turno, molto con le lezioni, e un po' lui era figlio di un ex ambasciatore della regina d'Inghilterra, quindi comunque una persona che aveva alle spalle un buon background familiare. Aveva fatto questa tournée con Milly D'Abraccio, con la pornostar, che cantava di merda. No, scusate, non si può dire perché No, poi... no, si può dire, si Queste sono dice. le parole di Richard, però devo No, 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 anche essere vanno onesto. dette, vanno E dette. dice, cantava male, però insomma, Se faceva vuoi sto può fare anche show. l'esperimento, Gianni. Sì, Sì. insomma, dice no, dice canta, ma dice Gianni, dice canta malissimo, però dice vabbè, permesso soldi, eccetera. E una sera va a Vittorio Sgarbi a vederli suonare e Richard presenta Milly a Vittorio Sgarbi e poi c'è avuto una storia, sti due, da quello che so o da quello che ricordo. Cioè, Ah no, questo non Vittorio... ne ho idea. Cioè, Ci ma sono le Sgarbi ha foto. avuto un, cioè, penso Sì, con qualcosa. Sgarbi penso è il fidanzato d'Italia, quindi comunque lo dico con grande affetto e anche con una punta di invidia, perciò diciamo che lo saluto, non ci conosciamo naturalmente, però insomma era un personaggio molto rock come testa, mi diceva Richard Sgarbi, perché era una persona che all'epoca andava nei vari salotti del Maurizio Costanzo, eccetera, e se ti doveva dire un giudizio estremamente negativo su una persona che invece era molto quotata, lo faceva. E questo a Richard piaceva di Sgarbi, perché Richard è sempre stata una persona molto diretta. Se guardate una delle trasmissioni sue, se mettete Richard Benson ottava nota e esce su YouTube, troverete anche la preparazione e la formazione del presentatore, molto diverso da quello che abbiamo fatto quando io ho portato Richard a ottava nota, perché ho portato Richard, scusatemi, a Televita, perché Richard aveva finito di lavorare con TV a 40. Io già in quegli anni avevo preso a fare la mia professione di avvocato. Io purtroppo per me ho cominciato molto giovane a fare questo lavoro a 24 anni, e Beh, buon per te. quindi sì, da una parte sì, dall'altra ormai per più di mezza vita che faccio questo, e mi dice, senti, dice, ma io in mezzo c'è un altro universo di cose, però insomma faccio ogni tanto qualche ponte sul futuro, mi dice, senti, ho perso sto contatto con TV a 40, non riesco a lavorare più col proprietario, sto cercando un emittente. Io gli ho detto, oh, ma sai che ci sta Sergio Sarcina, che è un amico di papà, di mio padre, che faceva avvocato pure lui, che c'ha un emittente, si chiama Televita, so, già capisci dal nome Televita. No, 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 andiamo, andiamo, presentamelo, perché io glielo presento e gli faccio avere sto spazio. Però Richard, incredibilmente lì, che aveva già avuto l'incidente, mi disse, io vorrei che venissi anche tu. E io ho detto, guarda, mi onori, insomma, di stare con te. Io ero stato anche negli anni precedenti il suo chitarrista nel gruppo, e quindi mo torniamo indietro e raccontiamo questi anni Sì, certo. prima. Però mi dice, no, vorrei che venissi pure tu a Televita e che facessi la trasmissione con me. E io gli ho detto, beh, ti ringrazio. In realtà, siccome c'era molta complicità tra noi, perché Richard nel 91 mi aveva preso come allievo, io ero stato molto bravo e diligente, incredibilmente, perché io mi rompo i coglioni di fare le cose dopo un po' e cambio idea. Però ci sono tre o quattro cose nella vita che ho fatto molto bene, tra cui questo percorso con Richard. E poi per me, i maestri veri non sono quelli che ti impongono di seguirli, sono quelli che tu, allievo, decidi che sia il tuo maestro. È lì che impari a fare le cose. Sono E d'accordo, quindi ho avuto fondamentalmente tre grandi maestri, tre, quattro grandi maestri. Uno è stato Richard nella musica, uno è stato mio maestro nelle arti marziali,
Io ho fatto una carriera pure come artista marziale, ho fatto un secondo posto ai campionati italiani, insomma, ho fatto in Minchia. una disciplina che in Italia non è tanto diffusa, che è il Kung Fu, perché non è olimpica, noi facciamo il sandà quando combattiamo nelle arti marziali. Però insomma io avevo tre cose che mi piaceva fare fondamentalmente, una era la musica e una era le arti marziali, e facevo quello, studiavo poco e La terza, scusi. male. No, no, la terza è stata sta professione, Ah, ok. avvocato, che faccio, e la carriera universitaria che ho fatto parallelamente a quella dell'avvocato, sempre però nel mio settore. E, però quella è una cosa che mi è venuta più grande, e devo dire che perché io mentre studiavo sia al liceo che all'università, a me non mi interessava avere il risultato. Io una volta che arrivavo al 6, ma potevo fare le cose che mi piaceva fare, che era la musica, le arti marziali, ma perché poi io facevo e arrivavo al 6? Perché forse per me sarei arrivato al 3, nel senso che non mi fregava niente. Però sapevo che se poi mi rimandavano l'estate, che poi è successo pure, dovevo togliere tempo alla chitarra e alle arti marziali. E allora quindi dico, arriviamo a questa sufficienza, così mi tolgo dalle palle quello che non mi piace fare e poi continuo a fare quello che mi piace, che era appunto la musica, le arti marziali. E allora ho fatto tutta una vita così, ma pure l'università. Io ho finito presto perché negli anni dell'università, quindi seguivo Richard, facevo le varie cose, arrivato al secondo o terzo anno d'università, Richard deve sostituire il chitarrista nella sua band con cui stava facendo delle tournée fuori, Jake and Elwood, Alpheus, eccetera, eccetera. Il chitarrista in questione, un mio carissimo amico, mi sarebbe piaciuto che fosse qui oggi perché anche lui può dare un contributo importante, che è Giancarlo, detto l'americano. Perché era detto l'americano? Perché lui, a un certo punto della sua vita, un po' più grande di me, fa il chitarrista con Richard. Ma va negli Stati Uniti d'America perché lui era il padre pilota a prendere i brevetti da pilota e dice: siccome ci devo stare 2 anni qui, vado anche al GIT, visto che vivo a Los Angeles e sto a Los Angeles e studio chitarra al GIT, al Guitar Institute of Technology. E quindi va lì e tra i vari insegnanti c'è avuto Marty Friedman, c'è tutte le foto, insomma, che insegnavano lì. E quindi lascia Richard perché deve partire per gli Stati Uniti a fare sti brevetti, eccetera. E Richard dice: mi manca il chitarrista. Che facciamo? E io gli dico: oh, se non c'è nessuno adesso, vengo indegnamente io a suonare con te. E lui mi dice: no, no, ma che stai scherzando? Magari, dice, io non ti volevo rompere le palle perché tu stai sempre a fare il Kung Fu e stai sempre a studiare. E io dico: no, sto sempre a studiare, sto sempre a fare la chitarra, ti sto appresso, faccio pure il Kung Fu e studio, ma studio in attesa Perché di. tu comunque ritornando indietro, cioè tu comunque dopo Richard avevi fatto la tua band, cioè Sì, avevi io fatto avevo il una tuo, mia. come si chiamava la tua band? La mia Cioè band, la mia prima band si chiamava Morgana, che non c'entra niente però col Fata Morgana dei Litfiba, che era pure di quegli anni. Era un gruppo peccato. di thrash metal. No, mi piace, oh, io li adoro i Litfiba, li sono andati a vedere dovunque. Una volta mi sono imbucato pure a Firenze e mi hanno fatto entrare perché ho detto: cercate il biglietto, non l'ho trovato, li vorrei tanto vedere. Posso, ma mi sono presentato vestito da lavoro perché sono partito da Roma correndo per andare a Firenze su. Questo si è fatto una risata, era appena morto Lucio Dalla un paio di giorni prima, qualche giorno prima. Questo mi guarda e mi fa: ma che davvero? Io ho fatto sì, dico: guarda, ho quasi 40 anni, quindi non è che ti venga a prendere per il culo, il biglietto lo comprerei. Dice: entra, va, mi fa, butta fuori. E mi sono visto i Litfiba senza pagarli, che c'avevano dei turni che non, veramente, c'erano 3 giorni su Firenze, non potevi. Ma io li adoravo, li adoro i Litfiba, mi piacciono da morire. E niente, vabbè. Quindi in quegli anni lì, e lui mi dice: io avevo questa band mia con cui suonavo, facevamo un thrash metal simile ai Megadeth, che appunto dicevo mi piacevano molto, c'avevamo anche brani nostri, e Richard mi aveva aiutato anche a comporre qualcosa, mi aveva aiutato soprattutto sui riff. Lui amava molto Dave Mustaine per come faceva i riff, e Richard mi diceva: guarda, come chitarrista non mi piace per niente a livello di assoli, dice, però i riff lascia perdere, è veramente forte. Cioè, a E livello di ovviamente. composizione, cioè. Sì, esatto, di composizione, di riff gli piaceva molto. Poi le soluzioni stilistiche del cantato invece no, non gli piacevano dei Cazzo, che Megadeth. bello, è tutto ringhiato. Cioè, Sì, a me adesso. piace molto, e poi un po' un marchio di fabbrica, no? Sì. Quello. Quindi io che nel frattempo avevo la mia band, chiedo a Richard se voleva che suonassi con lui, e lui mi dice: assolutamente sì. Nel gruppo ci avevamo all'epoca
Allora, il gruppo di Richard all'epoca era veramente ben formato perché c'era Richard che cantava e suonava la chitarra, c'ero io. Alle tastiere per un periodo c'era Flavio Nobili che ho incontrato recentemente purtroppo al suo funerale, che adesso è una bella sala di registrazione. Poi c'era Luigi Tega al basso, che già era stato nella formazione precedente, in quella intermedia, stava con lui dal 95. E l'aveva ripreso per una serie di serate, poi hanno scazzato, non mi ricordo per quale motivo. Poi c'era alla batteria Giuseppe Orlando, che è il batterista dei Novembre, ex Catacomb. Furono una band, sono una band, non so se ancora Io a tanto novembre degli. li ho visti. L'hai visti suonare? Beh, bravo, bravo è lui, bravo, bravo è lui, è il batterista dei E come, Novembre. cioè, come si chiamava la band? Richard Benson o... Sì, Richard Benson, appunto. Poi ha dato vari nomi. L'ultima band che abbiamo fatto insieme era Richard Benson's Stone Tiger, la tigre di pietra di Richard Benson, però non lo so perché c'aveva ultimamente c'era sta cosa con la Cina, eccetera. E facciamo questa tournée, partiamo da un piccolo locale dell'AXA, perché lui nel frattempo aveva rimesso in moto sta macchina, l'aveva interrotta quando con Giancarlo aveva finito di suonare, Giancarlo, detto l'americano perché appunto era andato in America a prendere i brevetti, e noi diciamo partiamo per questa tournée dell'anno successivo, dice partiamo da piccoli locali, ci sai, devo rodare la band, poi sì c'erano anche altri musicisti perché poi Giuseppe Orlando era uscito perché c'era il disco con i Novembre, quindi era entrato un batterista che si chiama Carlo, non mi ricordo il cognome. Bravo, Richard, gli piaceva questo ragazzo perché faceva il suo, no? Dice, vedi Gianni, questo è molto regolare come tempi, ci dà dei ritmi, dice, io posso anche impazzire a un certo punto, eccetera, ma ci sarà sempre dietro lui che tiene, diciamo, un po' tutte le fila della band, dice, quindi tu sii tranquillo, dice, poi ti do uno spazio e faccio sta prima serata con lui. Faccio sta prima serata con lui a questo locale all'AXA, suoniamo. Incredibilmente abbiamo avuto una bella risposta perché il locale era proprio piccolino e poi a un certo punto lui comincia a fare una base sulla quale mi dice, non me l'aveva detto, che mi avrebbe lasciato uno spazio per fare un assolo mio. E poi mi dice, mi guarda, mi fa capire che avrebbe fatto quel ritmo per 4 volte e quindi io mi dimensiono per fare sta solo diviso in questi 4 cambi. Poi invece decide di cambiare e lo tiene per 16 o 20 e quindi io mi sono dovuto inventare un assolo che non c'era facendo tutta una grossa improvvisazione. Perché dico questo? Non per dire che sono bravo o che ero bravo o quello che è, ma perché lui mi ha dato un grande insegnamento lì, che tutte le certezze che c'hai da un momento all'altro le puoi perdere. Io che ero un ragazzo molto timido all'epoca, lui facendomi fare prima sti show live, poi il lavoro che ho preso a fare, poi immediatamente dopo la televisione, mi ha portato comunque a poter affrontare tutto quello che faccio a braccio, ma con cognizione di causa dietro, quindi a utilizzare bene tutte le mie risorse. Questo era lui, in realtà. Poi tutte le deviazioni che ci sono state dopo vengono dopo e ne parliamo. Comunque, in Ma quegli anche anni lui, 90. bene o male, cioè, ora scusa se interrompo, però anche lui, bene o male, c'è anche qualche intervista rubata così quando lo fermavano al bar o comunque anche gli show, bene o male, lui va a braccio, cioè, le Sempre. Sì. storie, cioè, pazzesco, cioè... Sì. No, no, lui è sempre andato a braccio. Allora, all'inizio, e dico sempre, guardate questa intervista, Richard Benson TV40, Richard Benson ottava nota, vedete una persona che parla molto bene, parla molto meglio di tanti giornalisti televisivi di oggi, con una professionalità e dice delle cose molto belle. Lì dice, noi siamo in un'Italia dove c'è sempre la persona sbagliata al momento sbagliato. Dice: io ho dovuto soffrire tantissimo facendo tutta una serie di formazioni, stando in cantina, questo e quell'altro, per poter dire qualcosa oggi. Lui diceva tantissimo per noi perché presentava dei dischi che a Roma dovevi andarteli a cercare con lanternina. Oggi con internet trovi tutto, ma non trovi realmente tutto perché noi all'epoca con grande difficoltà riuscivamo. Enorme difficoltà rispetto alla
diciamo, a quello che c'è oggi. Oggi c'è l'80-90% lo trovi tutto, ma se vuoi cercare qualcosa di veramente diverso non lo trovi. Noi all'epoca lo trovavamo, anche a livello di chitarre. Io adesso, tra le tante chitarre che ho, avevo trovato una chitarra che era appartenuta al chitarrista di Masini, Mario Marzani, Manzani, Marzani si chiama, non lo so, Non lo so. è una BC Rich Beach, neck true, fatta nel 1980 da Bernie Rico, maniche corpo pezzo unico, uno strumento che ho usato anche Dave Mustaine nei primi Megadeth e nei Metallica, la chitarra che vedete suonare lui nei Metallica, una chitarra che era introvabile. Oggi se la vuoi comprare la trovi su internet a 10.000 euro, la trovi su Reverb, la trovi su queste, però a costi disumani. Ed oggi è difficilissimo trovarla, all'epoca era ancora più difficile, noi trovavamo tutto, trovavamo chitarre, trovavamo dischi e Richard era sempre pronto a parlarne anche in televisione di un modello nuovo, anche di chitarra, eccetera, ma anche di musica soprattutto, c'è tutto un universo di musicisti che veramente nessuno conosceva e che solo tramite questa trasmissioncina romana che durava mezz'ora, un'ora, una volta a settimana, tu riuscivi ad avere delle informazioni che mai avresti trovato in giro. Un'altra cosa che ho visto che ha fatto Richard è che oggi la storia è raccontata tutta in senso contrario. Richard, sempre in questa famosa, diciamo, trasmissione, che è una delle tantissime, ma è una sola, è riportata su YouTube, parlava di Richie Kotzen che entra a far parte per un periodo limitato dei Poison, e lui dice una cosa vera, adesso con tutto l'affetto per i Poison che potremmo avere. Dice: i Poison sono un gruppo glam di serie B, diceva all'epoca nel 1991, che cercano di tirarsi su mettendo un chitarrista molto bravo, che nel circuito dei chitarristi era conosciuto, ma non era sicuramente un chitarrista che vendeva milioni di dischi, che è sto Richie Kotzen. E che lui dice è abbastanza irraggiungibile, dice lui, sotto certi punti di vista. E oggi, se parliamo di Poison, pensiamo a un grande colosso, ma oggi è tutta la storia è raccontata tutta in maniera diversa, anche nella musica, anche nella gradazione di chi era più o meno bravo, un po' perché tutto cambia e evolve, però poi nell'evoluzione ci perdiamo quello che era prima. Così è successo a Richard. Richard era un grande chitarrista, un grande musicista, un grande conoscitore di musica. Io da poco, da qualche anno, sono rettore di un'università telematica e l'avevo proposto per un honoris che gli darò comunque, anche se postuma, in musicologia, perché veramente conosce molto meglio la musica Richard di tanti docenti che io ho all'interno del mio Ateneo, e lo dico senza voler sminuire queste grandi personalità che abbiamo noi. Però Richard aveva, proprio con questo suo metodo anglosassone, mi riallaccio all'insegnamento di Richard. Richard diceva: prima suoniamo e poi teorizziamo. Non facciamo prima la teoria che ti ammazzo e poi per spiegarti qualcosa che non sai neanche che cos'è. Prima capisci che significa fare qualche cosa e poi ti spiego quello che c'è dietro. E devo dire la verità che è un metodo eccezionale quello che aveva lui, perché ti metteva nelle condizioni veramente di saper fare delle cose incredibili e poi ti spiegava perché facevi certe cose. Nella formazione tradizionale che c'è oggi, anche all'interno degli atenei dell'università, è tutta una gran teoria fino alla fine, stanca i più, anche quelli che potrebbero essere elementi eccellenti, alcuni non finiscono proprio di studiare, no? Poi diventano dei grandissimi imprenditori, eccetera, eccetera. E stessa cosa è stato Richard. Richard era veramente un fenomeno, un grandissimo musicista con un background fortissimo. All'epoca, se ci fosse stato YouTube, eccetera, oggi probabilmente ci sarebbe Richard, poi con enorme distacco, non voglio fare nomi perché poi sembra che voglio sminuire il nome, però un grande chitarrista che suona con un grande musicista, oppure, visto che magari non ci sentirà mai, cioè Richard poi con un enorme distacco slash, ma enorme, proprio enorme, 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 di quello che era lui all'epoca. Perché Richard poi fa sta palinodia, sto canto al contrario? Richard si fa tutti gli anni 90 così, mille d'abbraccio, tournée. 92-93 fa alcune attività sempre in proprio e fa delle partecipazioni, non menzionato in tanti dischi, fa anche arrangiamenti, suona, studia, Ma prova lui, tutti. scusa, una cosa, lui produce anche qualcosa, cioè,
Allora, Richard produce nel 1987, qualche anno In prima che questi lo anni, conoscessi io, produce Metal Attack. Produce Metal Attack dove ci sono dei brani e dei musicisti che hanno suonato tutti, 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 tutti con come dire, hanno suonato tutti in presa diretta nella registrazione. Sono dei fenomeni. Ce l'avete Metal Attack? Sì, lo trovate pure su YouTube. Tra questi c'era anche questo Paciotti che io ho conosciuto quando Richard è stato male dopo l'incidente, poi parliamo pure di questo, e viene con questo ragazzino, col figlio, che era intanto diventato il chitarrista di questa band di Gazzosa che avevano fatto Sanremo con questa canzoncina, no? Vu, 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 mi piaci tu, che parla poi, ok, figlio bravissimo alla chitarra. Secondo me, poi, in un'espressione di band che non giustifica, insomma, lo sminuisce, no? Fondamentalmente. Adesso so che si sono pure riformati. Infatti ho detto, Madonna, è incredibile, dopo 20 anni sti Gazzosa si riforma, eccetera. E Non c'è sto mai Paciotti è... Non c'è mai fine, non c'è mai fine. E praticamente suona con questo Paciotti e con tantissimi altri chitarristi che erano Io suoi esprimo questi allievi. giudizi perché se avvocato so che mi difenderai. Sempre, sempre, a oltranza. Ok, no, ma guarda, non lo faccio come dire, per essere pavido, eccetera, perché mi dispiace proprio per le persone. Cioè, se io dico uno che è un incapace, io ho tutta una mia logica di chi è bravo, chi non è bravo, chi dovrebbe fare altro. Però non mi va poi di andare sulla persona e di guarda, secondo me più che una chitarra dovresti prendere una scopa e puli per terra, però sta attento perché c'è gente più brava di te a fare quello che lo fa per professione. Ma purtroppo la musica è piena, la musica è un mondo inflazionatissimo di persone che avrebbero dovuto fare altro e che dominano certe classifiche e chi invece veramente ha Però qualche cosa magari da esprimere bene. si sanno vendere bene come personaggi, cioè nel senso. Certo, perché oggi è tutto quello che passa attraverso questo, lo schermo che ci abbiamo davanti e non quello che tu sei Però realmente o quello che anche fai. Richard con la storia di Marilyn Manson, cioè nel senso, lui l'ha detto, cioè il chitarrista John 5, come lo chiamava lui, cioè nel senso, io l'ho visto anche dal vivo con Rob Zombie, cioè che più o meno. Siamo là, tecnica, come Marlin, come direbbe Richard. E, cioè, però nel senso, cioè, Marilyn Manson è un personaggio che basta a se stesso, cioè non gli importa avere una cosa mostruosa, no? Cioè, quindi, No. cioè, sono tutte cose Certo. vere. Ora, Sì, vabbè, sì, niente, ho sì. fatto un inciso mio, No, 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 scusa. no, no, ma è giusto, io lo condivido perfettamente. E ti dirò di più che lui aveva anche lui di Marilyn Manson comunque aveva anche una grande stima Anche all'epoca. secondo me, cioè io l'ho Sempre sempre avuta. intuito. Sì, lui l'ha sempre avuta perché lui dice, vedi, lui è in grado di, pure che non c'entra niente con quello che pensiamo noi della musica, è un personaggio rock perché è un personaggio che porta una frattura nel modo comune di pensare e anche nella stratificazione che abbiamo noi, perché noi vediamo la musica, diceva, no, io e te vediamo la musica come altri come noi in una certa maniera, però lui fa qualcosa di veramente diverso e quindi bisogna che noi questo lo teniamo in grande considerazione. E aveva una grande stima di Marilyn Manson, nonostante non fosse un tecnico, non fosse una persona che aveva delle armonie, eccetera. Qual è il grande inganno di questa epoca? Ritorniamo ai Sex Pistols. È proprio questo, che Richard vive a cavallo in maniera trasversale certi anni. Grande musicista, fino a un certo punto, perché poi nel 90, quando cominciò a suonare con lui, quello che lui stava cercando di proporre era voler suscitare un interesse nel pubblico attraverso una parte tecnica e una parte di follia, quella che poi ha preso il posto negli show. Perché fa questo? Perché, e questo era un cambiamento che io avevo notato in quegli anni, a livello proprio di cultura musicale, le persone che andavano a vedere gli show, non solo di Richard, ma in generale,
erano più attratti da da un certo look, da un certo modo di apparire, piuttosto che dai contenuti musicali, piuttosto che dalla musica in senso proprio, in senso stretto. Tant'è che Richard dice: dobbiamo cercare di catturare un po' di fetta di pubblico anche attraverso il fatto che io magari come personaggio rock impazzisco, e quindi che cosa fa? Propone uno show con una ragazza che è un'ex spogliarellista, un po' disastrata, non ne facciamo il nome, però è un po' disastrata, e lo show si chiamava La Cavalla di Troia. Perché questa cosa? Perché al di là di tutte le Chi era la cose, cavalla e chi era la Troia? esatto, era lei, coincideva, Ah. perché lei veniva trascinata su un carrellino di legno con quattro rotelle, con un trench nero, no? All'interno dello show di Richard, poi si alzava, si levava sto trench e poi si spogliava, e poi Richard gli strappava il reggiseno, ma poi gli tirava via pure le mutande, perché tanto quando stavi lì, voglio dire, no? Tutto questo dove il massimo dell'assunzione che noi facevamo lì erano i cappuccini. Richard si beveva 70 cappuccini al giorno, una cosa tremenda con questi cappuccini. Ti ho raccontato al telefono un aneddoto: una volta entro in un bar, ci stava lui, ci stavano altre persone, eccetera. E io mi giro, no, per fare il carino, dico: scusate, che avete preso? Perché così ordino pure io. Dice: mi guarda, e mi fa: paghi te? Sì, ne fai un altro? E prende e ordina un altro cappuccino. Era incredibile, perché era di una spontaneità unica, credimi. Però quello che vi posso dire, perché poi tra le tante voci che sono girate, dice: ma Richard Benson chissà muore, chissà che vita ha fatto. Lui, il massimo che si prendeva era il cappuccino. Era terrorizzato, terrorizzato dagli stupefacenti, terrorizzato al punto tale che non so quale lutto abbia avuto lui, non ricordo bene, chi è vissuto una tossicodipendenza nella sua vita, non personale lui, ma una persona molto vicina a lui, e lui odiava tutte le persone che assumevano qualcosa, ma non perché criticasse la droga o l'uso moderato o meno degli stupefacenti. Lui aveva proprio una paura per se stesso, da una persona che non è mai stato assuntore di niente se non sigarette e cappuccini. E quindi mi diceva sempre: oh, dobbiamo stare attenti, perché se poi magari c'è qualcuno del gruppo che usa qualcosa, dice, io non è per gli altri, ma è per me. All'epoca era una persona molto salutista, per modo di dire, Ma perché poi. anche l'alcol lo associava alla tossicodipendenza, cioè proprio a una dipendenza, cioè se uno abusava d'alcol o... Ma lui era uno contrario proprio al concetto di dipendenza, perché una mente libera non deve dipendere, questo diceva lui, no? E contrariamente al discorso degli artisti maledetti, che invece fanno uso di stupefacenti per liberare la mente, no? Quindi c'era una visione diversa. Non critico nessuna delle due, parlo di uno che io, il massimo che mi bevo è una Coca-Cola, però insomma, questo perché poi ognuno. Non io, nel caso mio, non ho mai avuto interesse in qualcosa che mi facesse perdere il controllo. Ero molto vicino a Richard su questo, però neanche mai avuto la necessità o il bisogno di fumare. Ma non è detto che una persona non debba piacere fumare, non ne piaccia passare canne, cioè, io non vedo niente di male in questo e non ho nessun pregiudizio su questo. Però vi descrivo quello che era il pensiero della persona Richard Sì, in quegli certo. anni, e quindi tutte le critiche che gli venivano mosse sul fatto di dire: ma questa è una persona che assume, che usa, proprio niente, perché poi lo vedevi sul palco, dice: ah, quello chissà che è carino il film di Verdone, no? Quando Verdone dice: che mi sono preso io, che si è preso lui, e c'è lui che dà praticamente un colpo sulla mano della chitarra, che è una cosa che faceva Michelangelo in alcuni vecchissimi video che lui ha riproposto lì. E in verità è una battuta che all'epoca, io quando entrai a fare appunto le lezioni con Richard, lui stava anche sul set di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, e stava con Milly D'Abraccio negli show live. Poi ho visto che Verdone ha fatto un bel post su Richard, e io l'ho utilizzato sul mio stato di WhatsApp quando purtroppo è scomparso. Ho fatto: vai Richard, metti il distorsore in cielo. È stato carino su quello. Però Verdone era una persona che seguiva, so che ha seguito pure me e Richard insieme, quando, perché è un amante di questi generi musicali, è una persona che approfondisce parecchio, è legato alla musica. Però
Ma quello che volevo dirvi è che praticamente in quegli anni, secondo me, Carlo Verdone l'ha notato anche perché faceva tutti questi show molto particolari. L'ha notato per la televisione, ma l'ha notato pure perché c'era lo show con Milli, che era uno show veramente aggressivo per l'epoca. Tu immagina l'Italia dei 30 anni fa, che il massimo che potevi vedere al Papa in televisione, no, Ma anche ora non è che è cambiato tanto. Vabbè. No, non è, è cambiato tanto, però magari c'è la possibilità tramite internet per chi vuole di guardarsi qualcosa di diverso. Tu vedevi sto matto con la spogliarellista perché all'epoca era considerato un pazzo, però molto tecnico e bravo perché faceva degli show con tutte queste scale mentre lei, io addirittura che avevo 16 anni, 17, avevo il terrore, quando Dio vado a vedere sta cosa, ma che è? Perché poi tu immagini, vivi a Roma. È una realtà estremamente cattolicizzata, eccetera. Già io ero come tutti quelli come me, seguaci del metal, eravamo visti male. Poi c'erano i naziskin che rincorrevano per menacce, ma non perché era la politica destra o sinistra, perché tu avevi i capelli lunghi a chiodo, quelli erano rasati col bomber, e quindi tra ragazzini la diversità fai a botte. Eccetera, erano epoche molto, molto diverse. Cioè, erano gli anni della Pantera, delle occupazioni nelle scuole, quindi la politica era molto sentita. Quindi c'era anche una grossa differenza fra gli anarchici, i seguaci della destra, della sinistra. C'erano tutta una serie di movimenti, c'erano i centri sociali che venivano occupati. Se volevi suonare, dovevi andare. Se volevi suonare in un centro sociale. Se volevi suonare dovevi andare in un centro sociale Dovevi perché occupare. chi te fa suonare chi te fa suonare a 17 anni un locale dove il massimo Fiorella Mannoia era veramente e nessuno poteva andare a esibirsi facendo il thrash metal a 17 anni se non al centro sociale perché quello però poi magari ti scontravi con la mentalità perché il batterista che suonava con te però stava al fronte universitario Avanguardia Nazionale stava al FUAN e quindi dice: Beh, cazzo, però suoni metal, ma il metal non è destra o sinistra, però io al centro sociale non ci sono. Quindi erano anni dove te dovevi anche sapere adattare, cioè non c'era il telefonino, grazie a Dio, per certi versi, e quindi tutto quello che veniva era qualcosa di prima mano. Se volevi vedere qualcuno che suonava, dovevi andarlo a guardare. Eccetera, e lì c'è questo percorso, no? Anni 90, tutto dedito alla musica. E alla fine degli anni 90 che lui comincia a vedere la possibilità di creare Marilyn Manson, che sono proprio quegli anni 96, 97, 98, eccetera, eccetera, la possibilità di associare un personaggio alla musica, un personaggio che fa qualcosa di diverso dalla musica, che però può essere interessante e attenzionato dal pubblico. Il quale pubblico, nella scaduta generale della cultura musicale, cerca il personaggio perché preferisce vedere qualcosa che lo impressiona piuttosto che capire qualcosa di impressionante che stai suonando. Capito? Perché quello diventa. Guarda, io adesso 19 per tu perché c'hai 46, quasi 47 anni, e cominci ad avere una visione della vita, da persona che mi prende in giro un po' anche mia figlia, e dice che sei vecchio, ma in realtà c'è stata veramente una scaduta a livello di voglia di fare. Io lo vedo pure con mia figlia, proprio questo, cioè loro hanno tutto un approccio molto più immediato oggi. Noi per arrivare a fare qualcosa dovevi faticare e per vedere realizzato questo qualcosa. Oggi tu digiti qualcosa su internet, la vedi e la fai. Il pubblico in quegli anni lì, la fine degli anni 90 e l'avvento di internet, che è stata una cosa, secondo me, comunque ottima, però nelle fasi di passaggio qualche cosa si perde sempre. Le persone hanno preso a non studiare, a non vedere più, a non sentire più la musica, ma hanno cominciato a vedere la musica associata a dei personaggi. Richard, che secondo me è stato un grande pioniere in questo, aveva compreso questa situazione, però c'erano tre componenti che remavano contro. E che poi lo hanno portato a quello che io poi ho definito una deriva. Io a un certo punto gli ho detto: guarda, nel 2008-2009 gli ho detto non ti seguo su questo percorso perché così vanifichi tutto il bello, tutta la poesia che c'è in te e il mondo non lo capirà questo. Ma perché? Perché io più giovane di lui all'epoca forse avevo da questo punto di vista un po' il polso della situazione. Cioè, e torniamo a quegli anni, lui dice io crea un personaggio di frattura e ci metto dentro la mia tecnica.
Così le persone comprenderanno che c'è tecnica e comprenderanno il personaggio. Ma i tre fattori alienanti rispetto a quello che lui aveva colto sono questi. A. Impoverimento generale dei locali dove si suona musica dal vivo. Quindi tu andavi lì e dici: senti, ma io porto Richard Benson col suo show, porto 5 musici, 4, io mi escludo, musicisti da urlo, veramente bravi, perché erano tutti forti. Veramente le persone che portava lui negli anni 90 erano tutta gente, come direbbero, di primo ordine, ok? Veramente erano proprio forti. E il gestore del locale diceva: a me non mi frega niente, io non ti do 500.000 lire, ti do 200.000 lire per suonare, tu porta chi ti pare. Allora io ero sempre quello che dicevo: guarda, per me l'esperienza più bella è suonare con te, i miei 50 euro non li voglio. Tienili per pagare qualche musicista o per investire su sta cosa. Allora lui mi diceva: vabbè, ti pago le spese della benzina, perché lui non guidava. E io gli dicevo: no, me le pago io le spese della benzina. Vengo con te, ti accompagno, però contrazione, impoverimento. I gestori dei locali non hanno mai capito niente, salvo rarissima eccezione negli anni 90, del fatto che per gestire un locale dove fai vedere musica dal vivo, la musica la devi un po' conoscere. Non è che tu vai perché quello te l'ha presentato qualcuno e c'è la cantante che è una bella figa, allora pensi che magari se la fai suonare, poi magari te la trombi pure, perché questi erano un po' gli scenari. O perché l'amico tuo ti porta al gruppo, oppure perché quello hai sentito che è forte, o perché quello ti porta gente dentro. Tu la musica la devi offrire ai fruitori del locale e la devi diversificare e devi conoscere la musica. È come se io, che adesso faccio l'avvocato e ho uno studio legale, non conosco il diritto, è la stessa cosa, però ho lo studio legale, che faccio? Mi prendo in giro da solo. Questi però erano gli scenari, quindi prima cosa era questo. Vabbè, lo facevano per tirar su soldi, cioè nel senso. Chiaro, assolutamente, assolutamente. No, per tenere soldi, perché l'investimento Sì. non lo fanno, non è che dice pago 1 milione di lire al gruppo o 500.000 lire al gruppo, all'epoca c'era la lira. E no, dice io pago 200.000 lire al gruppo, quindi un super gruppo lo pago niente, così faccio cassa, poi pure che mi vengono, che ne so, mi viene qualche persona di meno, chi se ne frega perché tanto ho risparmiato sulla band. Due, una pubblicità che non esisteva all'epoca, quindi tu. Perché Richard suonava e diceva in trasmissione: sarò all'Alpheus o al Cetus a Via dei Volsci, o sarò qua o là, o vengo su a Firenze, eccetera, eccetera, il 5 di ottobre. Non c'erano strumenti utili per la divulgazione, non esistevano siti, non esisteva, non c'era niente. Sì, forse esistevano dei siti commerciali sul web, ma nessuno poi si rivolgeva a internet. Andavi magari a vedere su Trova Roma chi suona la sera al locale a Vicolo del Fico, e quindi questo è un altro problema. Terzo enorme problema, secondo me, che non ha consentito il lancio in quegli anni, era un po' la trasformazione degli interessi, cioè la musica dal vivo era in una fase dove era estremamente penalizzata a fronte di altre realtà. Andava moltissimo in quegli anni, proprio forte, 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 il cinema, andavano altre forme di aggregazione, e pagare per vedere musica in dei locali non veniva visto come un qualche cosa di bello, di interessante, dove potevi anche scoprire dei talenti. All'epoca ce n'erano veramente tanti, lascia perdere il discorso di Richard. Si cominciavano a pagare dei biglietti per i festival, perché all'epoca andavano i festival, quindi non andavi a vedere i Guns N' Roses suonare, i Metallica suonare, che oggi costano un fottio di soldi, anche quello. Andavi a vedere Iron Maiden, Megadeth, Aerosmith, era il gruppo, c'erano tutti questi grandi Monsters of Rock, eccetera, interessanti, i vari Clash of the Titans 1, 2, eccetera, ma non c'erano. E quindi in questo momento questi tre fattori non hanno aiutato tanto questo. Ma poi la cosa che ha ammazzato il progetto di Richard è stato sto famoso incidente, no? Ci abbiamo un po' di tempo ancora, perché qui ci sarebbe Sì, da parlare tantissimo. cioè tutto quello che vuoi. Poi se vuoi si può Ok. anche spezzare in più appuntamenti, anche nel, come Ma si dice? magari se ti va di farne anche un altro, se vi va. A Ragazzi, oh, voglia. abbraccio a tutti, scusate, qua sembra un monologo, io non vi vedo, però
Vi sento, No, no, ok. stai. Ok, poi se mi volete Stanno a chiedere seguire. cose, ok, io vi racconto tutto. E faccio come Catfish nel film dei Verdone, io sto qua, ma senza i 5.000 dollari, insomma, No, ma sai cosa? sterline. Cioè, raccontaci il riferimento al Tega. Sì. Cioè, nel senso, lui ce l'ha avuto, cioè, gli ha veramente fregato la donna, Richard. Allora, sì, nel senso che non è che gliel'ha fregata la donna, era la donna che gli rompeva i coglioni a Richard in tutti i modi. E Richard l'ha mandata a cagare varie volte a questa, alla cavalla. Ah, alla Ok, cavalla. così, ok. E quindi l'ha Ma era una mandata varie volte. professionista, quindi. Credo di sì, credo di sì. Allora, Luigi Tega, da quello che so io dal racconto di Richard. E non so se Luigi vive ancora in Italia, che fa, non lo so, tantissimi anni che non lo vedo, non lo sento, eccetera. E non l'ho visto al funerale di Richard, non so se che fa, ok? Però all'epoca sapevo che Luigi faceva il tecnico delle luci ai film pornografici, che all'epoca era una realtà abbastanza, e che questa donna l'avesse conosciuta sul set. Ora non so se era un'attrice, e lo dico veramente senza nessun tipo di giudizio. Io conosco, ho conosciuto anche per motivi professionali Ilona Staller, conosco un po' quell'ambiente là, e negli anni adesso tutti mi bersaglieranno, lo dico, ma insomma anche la mia attuale, eccetera, lo sa, io avuto anche una storia, è stato per 2 anni con una stripper, quindi conosco un po' l'ambiente. E credo che questa donna avesse lavorato o sui set di questi film o fosse stata un'attrice, non so, però mi rompeva le palle a Richard. Abbiamo suonato, sta a 300 metri dal mio studio attuale, un locale qui vicino, e mi ricordo che lei in tutti i modi lo provocava a Richard, insomma. E quindi poi dopo, alla fine, ve lo giuro, non lo so, questo io mi ricordo tutto, ma questi episodi no, perché poi mi dissociavo un po' da queste cose, perché stavo lì per suonare. Non so se poi c'è stato effettivamente, mi pare di sì, ci sia stato il fatto che Richard poi, questa qui alla lunga, ha ceduto con sta tipa, e quindi poi abbiamo splittato col Tega, o abbia splittato lui col Tega. Poi c'erano anche altre storie che dicevano, no, Luigi va per cazzi suoi del basso, perché poi dopo anche le varie storie si raccontano in maniera diversa. Però credo che il fulcro di questa discussione fu la cavalla, quella dello show, che poi Richard non lo volle più chiamare così, perché dice, no, però gli diventa offensivo nei confronti di Richard. Ma che cazzo ti frega, dico, guarda che cazzo ci sta a venire a vedere la cavalla di Troia. E quindi, però credo che fosse lei, sì, il personaggio era lei sicuramente, nome tanto non me lo ricordo, quindi non lo posso, pur volendo non lo potrei fare, di lei, e fu il motivo dello split. Luigi aveva suonato molto bene, devo dire la verità, era uno dei bassisti che mi è piaciuto di più nella storia di Richard, veramente, è stato un grande bassista. Io me lo ricordo bene, bene, bene nel 1995, quando io non suonavo con Richard, in parte ha suonato Giancarlo, ma all'epoca c'era un chitarrista e si chiamava Moreno, che faceva blues, era molto bravo, e prima di Giancarlo, il mio amico, l'americano, e Luigi era un bassista veramente fenomenale, veramente anche lì ci fu una rottura. La rottura non era stata determinata, però, in questo caso, dalla cavalla, e fu negli anni successivi, quando... Pronto, Vai, pronto, pronto, ora ti vedo e ti sento. pronto. Ora ti vedo Eccoci, mi hanno telefonato. e ti sento. Ah, ecco. Eccoci, purtroppo. Dicevo, felicissimo, ecco, di essere qui con voi, scusate. E dice, quindi, quando poi Luigi ritorna nel gruppo, 97, fine 97, 98 sicuramente abbiamo fatto, e 99, poi capita questo episodio, e per cui sì, questa storia è vera. Sì, io non mi ricordavo se poi alla fine lei era riuscita. Mi ricordo che era estenuante quante volte questa ci provava con Richard, e Richard che mi diceva, Madonna, io non so che fa, Madonna, Ma lui questa già stava così, con questa... Esther. E allora, la storia con Esther è una storia molto difficile, perché Esther ha commesso anche un piccolo errore l'altro giorno,
che gli perdoniamo, perché ovviamente glielo perdoniamo che non c'entra nulla, però ha detto che Richard l'ha conosciuto nel 97, no, Richard l'ha conosciuto nel 96. Ok, tant'è vero che quando andiamo a vedere Malmsteen per la terza volta, Richard, Esther viene con noi nel 96, ed era novembre del 1996, ma guarda, me lo ricordo perché fu un periodo particolarmente tosto nella mia vita, perché avevo una fidanzata storica di quando ero ragazzino, c'ero stato insieme 4-5 anni, e mi lasciai con questa ragazza, io stavo malissimo, e ci fu Esther che mi disse delle parole belle. Esther era veramente una bella donna da ragazza, veramente, avete visto mai qualche foto di Esther giovane? Sì, lei le È aveva una bella, condiviso sì, veramente qualcuno sul suo profilo. era una bella donna, ma poi era proprio una bella persona. Cioè, tu ci potevi parlare veramente di tutto, ti dava consigli, e era molto legata alla sua famiglia in una maniera sana, come si può essere legati a persone a cui vogliamo bene in maniera sana. E lei ha conosciuto Richard in quegli anni lì. Ha omesso il fatto che Richard aveva una donna quando ha conosciuto lei, che si chiamava Ira Delshaft. L'avete conosciuta? Sapete di lei Sappiamo qualcosa? qualcosa di lei, conosciuta no, però sappiamo Allora, la qualcosa di lei. storia è così: nel 1991 io quando vado a casa di Richard c'era sempre questa ragazza, si chiama Gabriella Muscoli, che credo ancora sia una rocker pure lei, ormai grande, all'epoca era una ragazza molto giovane. Quello che era incredibile è che portava delle minigonne pazzesche, e quindi quando tu andavi da Richard e c'era questa seduta su sto letto, ti dovevi girare le spalle per suonare, perché poi lì ti prendeva la distrazione riguardo a sta ragazza, che era molto bella, bionda, eccetera. Insieme a questa Gabriella Muscoli torna nella vita di Richard in quegli anni questa sua fidanzata storica, che si chiama Ira. E Ira di nome e di fatto, perché Ira era una persona veramente irascibile, 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 bravo, hai azzeccato. Molto gelosa di Richard. Richard giovane, naturalmente, giovane, io lo conosco a 36 anni, non gli puoi mettere le catene. Richard veniva fuori da un matrimonio, era stato sposato con una donna più grande di lui. Mi dicono fonti, no? Mi ha sempre parlato, quando purtroppo questa donna è scomparsa, con un ricordo comunque bello di lei, ma di un matrimonio tra un ragazzo giovane che viene fatto sposare un po' come l'accordo tra familiari con questa donna più grande. Ho conosciuto la sua figlia, che è una persona carinissima, e c'era sta Ira che praticamente c'era sta Gabriella, poi c'era sta Ira e Gabriella. Quando Richard recupera la storia con Ira, che doveva essere stata precedente alla sua, si offende e sparisce dalla vita di Richard. Ira sta con Richard quando Esther lo va a conoscere a questo locale di Fiumicino, dove suonava Giancarlo l'Americano, dove io l'accompagnavo e l'andavo a vedere, eccetera. Era il 1996, non 97, il 96. Richard parla con Esther, non entra subito come cantante, né tantomeno Richard la chiama. Ci vuole un po', ma come nell'ordine delle cose, no? Ti conosci con una persona molto carina, eccetera. Succede questo, che una volta che quindi poi Richard prende Esther come cantante, e durante uno show viene Ira vede fare nello show che Richard faceva con queste donne, l'aveva preso un po' dall'epoca Milli d'Abbraccio, no? Non c'era però spogliarelli, cose strane, come poi ha fatto più avanti. Prende e strattona questa Esther. Ira probabilmente si rende conto che, pur non essendoci ancora una storia strutturata tra loro due, c'era un feeling particolare. Quando Esther scende dal palco, si cominciano a picchiare, abbiamo dovuto dividere. Ma se le sono date forte, oh. Ma te lo dice uno che insomma botte ne ha prese con le arti marziali, ma se le sono date proprio per darsi, ho detto, queste si ammazzano proprio. Da quel giorno c'è lo split tra Ira e Richard, e tra Ira e Richard, e l'avvicinamento di Esther. Che succede però? La Che catfight. arca miseria. Sì. Che succede? Che dopo tutti questi show che noi facciamo,
fa prima Giancarlo l'americano, poi io con questa tournée che comincia nel 98-99, nel 99 ci vari avvicendamenti di line-up. Io ho un'amica mia che fa l'attrice, si chiama Violante Placido, che magari conoscete, la No. figlia di Michele Placido, Ah. Violante Placido. E lei ha fatto Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, ha fatto tanti film anche con Muccino, eccetera. Nel 99 lei, che secondo me è un talento formidabile, ha una voce molto simile a Eddie Briegel, è molto molto brava, mi chiede, dice, senti, facciamo qualcosa insieme, suoniamo insieme, facciamo una band insieme. Io che suonavo con Richard, comincio a suonare anche con Violante Placido. Con un progetto, poi lei all'epoca, se non mi ricordo male, aveva vicino tra le sue conoscenze Max Gazzelli, avevano detto guarda forse possiamo fare Sanremo nel 99, però a me l'idea di fare Sanremo non mi ha mai esaltato, magari qualcuno ci farebbe pure la gara per andarci, ma per me Sanremo, noi facevamo un gioco, io, mio cugino eccetera, quando c'era Sanremo portavamo le palette con i voti e quando c'era, che ne so, il più squallido di tutti, fai conto una canzone che poteva essere di Mino Reitano, alzavamo la valletta col 10 a presa per il culo, capito? E questo era un po' il gioco nostro su Sanremo, quindi non mi interessava. E, faccio questo progetto musicale con Violante Placido e Richard in quel momento stava valutando anche altri chitarristi per la sua band da affiancare a me. Poi Richard è una persona che gli piaceva dare anche delle novità, io era un po' di anni che suonavo con lui e non c'è mai stata malizia né volontà di splittare né tantomeno un giudizio critico dato da me a lui o lui sulla mia persona. Mi dice guarda, vorrei provare dei chitarristi, il fatto Richard va benissimo, eccetera, diamo un po' di ricambio, poi magari che ne so, una volta rivengo sul palco io e faccio una parte con la solo, oppure io ti accompagno, sponsorizziamo questi, facciamo, l'importante è che facciamo. Ok, a un certo punto Richard mi sparisce, poi mi ricompare, nel 2000 facciamo degli show nuovamente insieme, io nel frattempo comincio la mia professione d'avvocato proprio in quell'anno, fermo restando che ho dato sempre la priorità anche alla musica, nonostante all'epoca insomma avevo cominciato questa professione, a un certo punto sparisce e io lo chiamo, non mi risponde, dico boh, strano. Poi gli mando un messaggio, un SMS all'epoca, dico Richard, tutto bene, sparito, sparito, sparito. A un certo punto, 2001, questa storia dell'incidente di Richard. Dice Richard, non si è capito se è stato buttato giù da Ponte Sisto o se si è buttato lui, in preda a una crisi depressiva, eccetera, eccetera. C'è chi l'ha visto buttarsi, molti dicono di no. Ponte Sisto è vicinissimo a casa sua, dove viveva prima, a Via dei Funari, quindi è stato un attimo. Non aveva avuto percezione di depressioni Richard negli ultimi anni. Quello che avevo visto è che, secondo me, c'era stato un momento di... Capita, no? Io adesso che ho la mia età, faccio un bilancio della vita, di quello che ho fatto prima, di quello che sto facendo, di quello che farò, mi prendono delle nostalgie, mi prendono delle cose. Lui, secondo me, era un momento in cui con la trasmissione con TV a 40 c'era stato un allentamento nell'interesse musicale, dischi del cazzo che hanno cominciato a vendersi attraverso altri canali. Pochissima offerta di lavoro. Lui problema, diciamo, un problema economico reale non ce l'ha mai avuto per due motivi molto semplici. Aveva una famiglia dietro che lo ha seguito sempre molto, non aveva reale bisogno di lavorare. Due, la musica è sempre stata la sua vita, quindi per Richard ha sempre lavorato nella sua vita, nel senso che anche ascoltare un disco per lui era un lavoro, ma un lavoro missione, un lavoro. Quando è morto ultimamente ed era intubato, stava per morire, lui ha messo le cuffie, intubato, che non riusciva manco a parlare, a sentire il suo ultimo pezzo come era stato missato. E ha detto veramente questa frase e fa incazzare quello che hanno scritto certi giornalisti, un giornalista in particolare,
l'ultima presa per il culo di Benson è stato dire adesso posso morire felice. L'ha detto veramente, poveraccio. È come si dice a Roma, mortacci tua se dici una cosa del genere, perché lui viveva veramente per la sua musica. E viveva solo per la musica. Lui poteva non mangiare per settimane, ma se non ascoltava musica, non faceva musica, non sentiva musica. Lui era come se fosse, come dire, morto. Lui ha vissuto di musica sempre. Quindi, realmente, secondo me, era proprio il calo di interesse attorno alla musica e a lui come strumento attraverso il quale passa la sua visione della musica, che lo hanno, secondo me, buttato molto molto giù. In più lui aveva avuto un problema in quegli anni che capita a Cioè, molti comunque un chitarristi. motivo depressivo, cioè tipo una Sì, caduta. allora guarda, Cioè, io qual è ti la dico tua idea? l'idea che mi faccio io, esatto. L'idea che mi sono fatto io è che lui, preso da un momento, dove ha visto tutto nero, ha fatto questo gesto come se volesse, te la dico proprio come mi viene, come quello che ho sempre pensato io, provare un dolore più forte per stordirsi e non sentire quello che stava non accadendo nella sua vita. E cioè che al personaggio che si sposava alla musica non fosse seguito un interesse. Richard non cercava un successo e non cercava soldi, cercava di spingere qualche cosa che era il suo messaggio, e questo suo messaggio non stava andando avanti come pensava. A un certo punto, chiusura dei locali con la musica dal vivo. Roma era terribile come piazza in quel momento, non c'era niente, neanche per lui, e lui era il primo che faceva club su Roma e molte persone lo seguivano. Non c'era la trasmissione, non c'era un chitarrista nuovo o un gruppo di chitarristi nuovi o quella spinta che ci avevamo all'inizio degli anni 90. Con tutto quel gruppo di geni musicali, c'era Malmsteen che riproponeva la stessa cosa. Lui dice: dai, ti vuoi ammazzare per Malmsteen? Richard sì, lo farebbe se non sente che c'è una crescita su qualche cosa, che non c'è uno sviluppo. Quindi per me è stato come un modo di dire: no, basta la vita, mi deve accadere qualche cosa per stordirmi, eccetera. Quando Richard, mi dicono: guarda, Richard è ricoverato, è stato male, ha avuto un incidente, poi 20 anni fa. Le informazioni non è che circolavano come oggi su internet, eccetera. Di Richard io l'ho saputo tanto dopo, nonostante era una persona che gli era tanto vicino. Quando Richard esce da questa cosa, lo andiamo a trovare un po' tutti. Andrea Mingoli, vado io, va questo Paciotti, un sacco di gente che faceva parte della sua vita prima degli anni 90, degli anni 80, degli anni 70. Ci riuniamo attorno a lui. Trovo un Richard ingrassato dopo l'incidente perché era stato un po' rivitaminizzato. Lui, considerate che facendo sta dieta a cappuccini sempre, era magrissimo. Alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, il 2000, lui era magrissimo. Invece lo trovo molto più ingrossato. Con l'incidente che aveva avuto, ha sempre avuto un problema con la mano sinistra, per cui teneva sempre questo dito, l'indice. Lo vedete anche in tanti video, nel video dei Nani, ma è anche sempre un po' su. Non aveva ripreso quella, come dire, tant'è vero che suonava fondamentalmente col terzo, quarto e il quinto dito della mano sinistra, preferenzialmente. Non aveva ripreso completamente all'epoca la mobilità. Aveva preso però una particolare abilità e capacità nel suonare il basso. Mi chiede, io che lo vado a trovare, gli dice: senti, ma mi rimedi una chitarra acustica? E mi dice una cosa incredibile, mi dice: senti, a casa c'ho l'ampli Devanale, c'ho 12 chitarre, eccetera, portati via tutto, te li regalo, portami una chitarra acustica. Io vado e gli porto questa chitarra acustica, questa Ovation che aveva, e comincio a fare tutti i brani acustici. E dice: senti Gianni, ma a me mi va di riprendere a suonare. Partiamo con uno show dove io magari racconto poesie, canto, suono un po' i miei brani, tu magari mi accompagni con la chitarra elettrica. E io gli ho detto: vabbè, se è un tuo modo per voler ripartire, ripartiamo. Rimettiamo in piedi sta macchina, con uno show che mi pare si chiamasse L'inferno in italiano, il paradiso in inglese.
e lui ricomincia con questo show. Lo show lo ricominciamo all'Alpheus, 2 serate, pienissime, pienissime, incredibilmente piene. Quando racconta quella storia, dice c'era la fila fuori, è arrivata la polizia, è vera questa storia. C'era un sacco di gente all'Alpheus, dove andavano grandi artisti, anche Glenn Hughes ha suonato lì, c'erano 50 persone, io ci sono andato, lo so. Con Richard erano piene. Quindi questo fatto dell'incidente aveva paradossalmente rigenerato un interesse nei confronti suoi. Lui si era dovuto ripartire da zero e era come se un po' l'avesse voluto per veder rinascere la sua persona. Certe cose non le poteva fare più, però, tecnicamente, perché le aveva perse come interesse, gli avevano fatto male ed è. Gli hanno fatto male perché avendole messe insieme al personaggio e non essendo decollate, era un po' come se le volesse accantonare. Aveva messo più avanti questo personaggio particolare e un po' freak, e non poteva essere che così, perché in quel momento non aveva neanche la mobilità e la capacità di fare certe cose, e perché fondamentalmente lui aveva un desiderio di tornare a fare spettacolo, a risentirsi vivo, ma certe abilità non le aveva più. Mentre in parte le comincia a recuperare, succede che lui mi dice: già ho perso la trasmissione, perché dopo l'incidente ho perso la trasmissione con TVA40, non vado più d'accordo. E io gli dico: Richard, ma io ho questa opportunità con Televita, andiamo a Televita, rifacciamo la trasmissione. Lui però, che in quel momento si sentiva col bastone, camminava male, eccetera, eccetera, dice sì, però a me se tu mi stai vicino mi fa piacere. E io gli ho detto facciamo sta cosa, dai, partiamo con Televita, e lì cominciano le nostre trasmissioni insieme. E lui, la prima trasmissione, ha fatto anche a me una presentazione troppo Ma lui, lusinghiera. scusa, lui in tutto, cioè dopo l'incidente era anche cambiato caratterialmente, Fisicamente, sì. solo fisicamente, No, secondo te? anche caratterialmente. Ti spiego perché. Io ho conosciuto Richard Benson, che era il Richard Benson professionale, professionista, che ti fa anche la battuta, personaggio molto misurato e garbato che vedi se metti Richard Benson, ottava nota. Quello è Richard che ho conosciuto io. Poi, alla fine degli anni 90, comincia a inserire Richard personaggio, ma sempre avendo un background Tecnico. strutturato, tecnico e strutturato dietro di professionista serio. Quando esce da questo incubo dell'incidente dove era stato in coma per molto tempo, la sua donna dell'epoca, Ira, fredda ai rapporti con lui. Adesso non mi ricordo esattamente che succede. Invece la donna che lo va a trovare tutti i giorni e con la quale aveva chiuso la relazione, ecco, questo è una cosa da dire, aveva chiuso la relazione con Esther alla fine degli anni 90, quindi poteva essere un ulteriore motivo di, chiamiamola tra virgolette, depressione che aveva lui. Sta Esther invece, appena saputo, la nostra Esther, appena saputo di Richard, lo va a trovare tutti i giorni in ospedale. E Richard lì si accorge del grande amore di questa donna nei suoi confronti, che non cercava un uomo perché era una grande star del rock, romano, un'icona, eccetera, eccetera, ma proprio Richard, che gli mancava la persona. E Ira invece in quel momento, che era la compagna di Richard, nuovamente, quindi dopo che hanno fatto a botte con Esther, c'era stato un riavvicinamento. Io poi c'è un piccolo buco tra il 2000 e il 2001 che fa sta cosa, era probabilmente tornata sta Ira, che si incontra con Esther poi in ospedale. E fanno a botte, no. Non fanno a botte stavolta, però una si allontana per sempre da Richard e l'altra rimane con Richard, Esther. Questo succede sentimentalmente. Richard cambia caratterialmente, però, perché pensa che, avendo sconfitto la morte, perché nessuna persona cade da 40 metri e rimane vivo, e oltretutto Richard portava gli occhiali da vista,
Dopo l'incidente non l'ha più portato, incredibilmente. Chissà quale shock ha avuto il nervo ottico che invece gli si è riattivato. Io sto diventando Davvero? cieco Questo in questa non fase lo della mia sapevo. vita. Non lo sapevi? No. Ah, sì, lui mi dice, ha buttato gli occhiali, non ha più usato gli occhiali. Se invece vedi le interviste vecchie di Richard e vedi anche Richard a Ottava Nova con gli occhiali, con questo occhiale così, quello è un occhiale da vista, camuffato da una lente fotocromatica, ma l'occhiale da vista, lui ha avuto sempre gli occhiali da vista fino all'incidente, dopo non l'ha più usati, non li ha più Interessante usati. questo. Incredibile, chissà E come, poteri terribili, incredibilmente, veramente. è tremendo, infernale. E ha Infernale, no? fatto infernale, guarda, e quindi niente, comincia e vive la vita in una maniera molto diversa, cioè comincia a fregarsene proprio di tantissime cose, comincia a fregarsene del giudizio della gente, comincia, mentre prima era molto attento, dicevo come avrò suonato la scala, come avrò, ma si sentiva che il distorsore aveva un po' dei feedback, dopo si perde, questo è un mondo che viene proprio sommerso, non esiste più un cazzo, come direbbe lui, di tutto questo. Esiste un amplificatore, attacchi, metti a cannone e cominci a riproporre qualcosa che prima facevi bene in altra maniera. C'è una punta di arrabbiatura anche sua, probabilmente con l'incomprensione che aveva ricevuto. Questo lo sto elaborando adesso, ma però parlare, vedi, fa sempre bene, perché poi quando ripercorri certi circuiti ti accorgi di tante cose che invece trascuri. Sembra come se lui fosse insoddisfatto dell'accoglienza che il pubblico aveva fatto alla sua preparazione e al colpo di genio di unire personaggio a tecnica, che non c'era, perché tu c'hai Marilyn Manson, c'hai Poison e poi invece c'hai gli ipertecnici da un altro lato. Adesso richiamo sti nomi perché li abbiamo richiamati noi, no? Però Marilyn Manson stimato perché personaggio, però gli altri perché comunque hanno venduto dei dischi. E lui ce l'aveva molto chiaro questo match di queste due cose. Non è stato compreso, ha detto, sai che c'è? Il pubblico, non il pubblico mio, ma il pubblico che segue tutto, è il pubblico che segue, faceva questo esempio senza dare giudizio, ma è un esempio suo. Oggi il mondo vede il Grande Fratello che è una cagata, diceva lui, no? Vede questo che è una stronzata, dice, allora a un certo punto io che sono Richard Benson, sono uno che per tutta la vita ha dato nella musica, adesso faccio tre stronzate e tutti mi seguono, infatti i posti erano pieni. Il problema è che questa degenerazione parte da un picco di degenerazione 6 e arriva a un picco di degenerazione 50, d'accordo? E arriva a dei livelli dove a un certo punto ho detto, senti, io, insomma, ci hanno tirati i polli. Noi facciamo un evento, si chiama Il Natale del Male, nel 2005. Io mi ricordo, ero sposato, ho detto a mia moglie, non venire, perché guarda, ho visto della gente allucinante, non ci venire. No, il 2003, 2003, il Natale del Male è Natale 2003. E anche lì c'era una ragazza che aveva fatto un film, aveva fatto Vacanze di Natale 2000 con De Sica, faceva la parrucchiera in questo film. Mi ricordo, hanno cominciato a tirarci di tutto e io gli ho cominciato a dire, Richard, però no, tira le cose, no, cioè, no, allora, e lui le incitava a lanciare queste cose, no? Per cui poi il lancio è diventato uno sport. Una volta capitò un pollo. Il lancio del pollo divenne lo sport nazionale, poi no? Perché il pollo era sintomatico, proprio te tiro di tutto, di più. Il primo pollo che è arrivato, tu lo sai che è stato? Che cosa è stato il primo pollo? Il primo pollo che è arrivato era una coscia di pollo dentro il cellophane con la vaschettina di polisterolo. C'è arrivato quello, quello pesa, cazzo, fa male. Prende Richard, gli fa pure male a un occhio, però lui, che è sempre stato un grandissimo professionista, ha continuato a suonare e a far finta di niente. Il primo pollo che è arrivato è stato un pollo surgelato, quindi una cosa terrificante. Poi sono cominciati ad arrivare i polli veri quindi, e polli di tutti i cosi. Una volta è arrivato un topo pure, che però credo fosse finto. Morto. Voglio... No, finto, grazie a Ah, Dio. no, cazzo. No, cazzo, un topo morto. Io mi fanno schifo ratti e pipistrelli. A me, l'unica cosa che mi fanno veramente le cose. Adesso non ho paura di niente. Mi piacciono tutti gli animali. Ma i ratti, quando è arrivato sta cosa, mi ricordo, ho fatto un salto perché pensavo che fosse Ma vero. Mi sono sempre al saltato sopra Natale del Mare? l'amplificatore. Ma sempre No, al no, Natale o no? in un evento successivo al Natale del Male. Il Natale del Male è stato
diciamo, il momento di ingresso di queste cerimonie di lanciamento. Ok, io lì non, dopo un po', perché poi abbiamo fatto trasmissione assieme fino al 2007, poi come tutte le cose cicliche, lui poi aveva ripreso un po' di sicurezza, eccetera, nel 2007, dopo 5-6 anni insieme, e dopo questi show, in realtà fui io che mi sono energeticamente un po' staccato perché gli ho detto, senti, poi nel 2008 gli ho proprio detto basta perché non venga a suonare con sta roba che ci tirano. E mi sgancio un po' perché facevo questa trasmissione, lui voleva farle da solo, poi nel frattempo era capitato che nel 2004, una cosa che non, lui non mi ha mai perdonato, Richard non poteva venire in trasmissione perché era stato male, era stato male, si era dovuto fermare. Io ho fatto la trasmissione da solo per un periodo. Io ho chiamato degli ospiti, no? Uno degli ospiti che ho chiamato fu Baffo, ve lo ricordate, Baffo di Radio Rock? Ok, chiamai lui e abbiamo fatto la trasmissione insieme. E non so per quale motivo Richard si è incazzato da morire, dice no, tu Baffo non lo dovevi chiamare in trasmissione da noi. Io ho detto, è che è un bravo uomo, una bella persona, non c'è più purtroppo da un po' di anni, è scomparso, l'ho visto al concerto, se non sbaglio, degli Slayer, erano da vederle a Roma e stava molto 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 male Baffo. E io ho detto guarda, mi dispiace tantissimo Richard che l'hai presa male questa storia. Dice no, va bene, eccetera. E però lui ha sempre detto no, tu non lo devi chiamare perché io con lui abbiamo, cazzo di scazzo ci avevano avuto in passato, non lo so. Baffo, per Baffo era indifferente sto scazzo. E anzi, fu molto contento di questa comparizione in trasmissione. Ora ti Eccoci. dovrei sentire. Sì, e praticamente lui riparte con questa trasmissione da solo. Ma una Faceva. domanda. È vero che lui, cioè, quindi non è vero che lui pagava di tasca sua le trasmissioni di Televita? Le trasmissioni sono state gratuite per tanti anni. Poi a un certo punto Sergio Sarcina dice, senti, tutti quanti si pagano gli spazi in televisione, anche poco, però questi spazi vanno pagati. E io ho pagato all'inizio per me e per Richard, questo all'inizio, dopo tanti anni, ho pagato per me e per Richard. Poi sia io che Richard abbiamo pagato insieme al 50%, poi Sergio Sarcina lascia al figlio la conduzione dell'emittente televisiva. Loro sono una famiglia conosciuta di commercialisti a Roma che tra i vari investimenti avevano questa emittente, che era un po' come la squadra di calcio per il grande imprenditore, quindi era un divertimento l'emittente per loro, Televita. Niente, e Richard comincia a pagare, ma ti parlo di spicci, ti vale 300.000 lire, di 300 euro, scusami, proprio, quindi non era un grande costo, però probabilmente l'ultima fase in cui lui rimane solo, ma la trasmissione so che poi non ha avuto più un grande seguito e poi gliel'hanno interrotta, credo che se la sia pagata e sponsorizzata autonomamente. Questo è vero, però per tanti anni non abbiamo pagato questo spazio, è stato pagato dopo. Però Ma Luca Di Noia dopo, invece? oddio, Luca Di Noia mi ha mai fatto un nome? Aiutami È un attimo. regista. Ma il regista aspetta di Televita, Sì. però cioè, aspetta, sì, è un regista, ma è una regia relativa, nel senso che noi avevamo un faro sparato negli occhi, per questo portavamo gli occhiali. Ok, quindi non è che volevamo fare i fighi, no, perché poi bisogna pure dire, era una stanza dove c'era sto faro che ci accecava e allora portavamo gli occhiali, ma non era. Ce l'ho qua l'occhiale, quello di Richard della No, davvero. trasmissione. Sì, aspetta, lo prendo, l'occhiale infernale, lo chiamavamo, perché ognuno ci aveva il suo. Faccio un paio di occhiali, mi ha regalato lui, la prossima volta ve li porto, li Sì, no, riconoscerete dai, senz'altro. assolutamente. Aspetta, eccolo, guarda, tieni. L'occhiale della trasmissione. Ok, e poi ti porto gli occhiali proprio che abbiamo utilizzato. Una volta ho portato un paio di occhiali tipo Mosca giganteschi, ce l'ho tutti, poi li portiamo anche il suo.
Sì, però diciamo era una regia molto relativa, non per sminuire Luca Di Noia, ma che adesso me l'hai ricordato, l'ho associato a quella esperienza lì. Però c'era Simone, che era il tecnico delle luci, che forse era, che era al funerale di Richard, e poi c'era Kent, che era un ragazzo albanese e curava tutta la parte dei filmati. E poi gli ha dato quel piatto che ogni tanto lancia nei filmati, cioè Assolutamente sì, una specie di portacenere, Sì. piatto portacenere multifunzione. Sì. E Ghent è una persona molto carina, un po' di anni che non lo vedo, però anche con lui siamo rimasti legati parecchio, anche Simone che ho Guarda, io rincontrato ti dico purtroppo. che qui già ci stanno rimanendo male perché hai sminuito Luca Di Noia, No, eh. ma allora non è sminuire, nel senso che era una trasmissione fatta talmente a braccio, dove pure il regista, poveretto, lavorava a braccio, quindi, no, e non è per sminuirlo, ma noi entravamo e facevamo tutto a braccio, è sempre stato tutto a braccio, non c'è mai stato niente di programmato, tante volte io i dischi neanche li avevo sentiti, li sentivo con lui e siccome avevamo una perfetta sintonia nell'interpretazione di quello che sentivamo, perché lui era il mio maestro e mi ha insegnato tutto negli anni buoni, che quindi poi dopo lo commentavamo insieme. E Luca Di Noia ha fatto delle cose, però alcune cose che vedete, per esempio il cocktail micidiale c'è una sigla che sembra tipo Matrix, no? Con le scritte, Sì. quelle le faceva Ghent le faceva. E Luca aveva più una supervisione generale, e se vogliamo però dare degli onori a lui, oggettivi e obiettivi, è che ha fatto andare avanti una macchina dei disperati, perché venivamo io e Richard, io venivo dal lavoro stravolto, mi cambiavo, mi mettevo qualcosa, alcune volte l'ho fatta pure in giacca e cravatta o senza cravatta, insomma come elemento di differenza. Il nome cocktail micidiale era nato per questo, perché c'era lui che era in un modo, io che ero completamente diverso, e da lì nasceva il cocktail micidiale, per come ci presentavamo. In realtà avevamo una perfetta identità di animo e di visione delle cose. E Luca Di Noia, forse, se vogliamo tributargli questo, glielo dobbiamo riconoscere, è che ha fatto sì che l'attività di Simone, che andava per cazzi suoi, dei Ghent, che andava per cazzi suoi, perché Ghent prende e fa uno scenario, non ci ha chiesto un cazzo a me, a Richard, a Luca, prende, e lui, Luca montava e praticamente coordinava tutto quanto. In questo senso è un regista perfetto. E sul resto ti posso dire che per quello che riguarda noi, la regia dovrebbe dirigere anche gli attori, non ci dirigeva nessuno, ma perché neanche noi ci dirigevamo tra di noi, quindi avevamo proprio, capito, il massimo dell'improvvisazione, non c'è niente niente di meno studiato di quello che facevamo noi in trasmissione. Proprio ti dico, anche le battute che venivano, c'è stato a un certo punto che cominciamo a parlare in inglese, no? E cazzeggiamo, e diciamo delle cose, e Ma poi a un certo quindi punto Richard. c'è tutte le uscite, gli sbrocchi di Richard sono autentici in trasmissione. Tutti, non solo gli sbrocchi, ma tutto quello che faceva lui di sbrocco, non solo in trasmissione, venivano dal nulla. E poi tante volte mi guardava a me e si metteva a ridere, perché era, lo sbrocco era, tra virgolette, reale, però pure lui sapeva che era una cosa che nasceva più da una battuta, no? Come dire, da uno sbrocco lucido. Lui è sempre stato lucido negli sbrocchi, ce li ha sempre voluti e li ha sempre caricati a cannone, ma li ha sempre gestiti. Non è che impazziva ed impazziva veramente, non è mai impazzito veramente, ha sempre avuto il controllo. Torniamo al discorso di prima, che poi fosse vero lo sbrocco, sì, ma che fosse anche a modo suo controllato, è vero anche questo. Ok? Cioè, nel senso, era tutto quanto frutto di una volontà cosciente di voler fare questa cosa. Ma scusa, ma te dici che cioè, eravate in sintonia, però a volte sembrava che ti incutesse un certo timore, no? E infatti lui No. ti dice, beh, perché mi guardi così? Cioè. Te lo spiego. Perché tante volte io dicevo, lo so che lo stai facendo apposta, e lo guardavo, dicevo, però porca puttana, Richard ci sta a guardare 1 milione di persone. E poi pensavo tra me e me, va bene tutto, ma io domani mattina sto in tribunale di fronte a 500 colleghi, dico, che cazzo, ma proprio adesso devi fare lo sbrocco? Oppure, che ne so, una volta fa sta battuta, dico,
dice: chiedimi dei Queen, chiedimi dei Queen. Dice, Richard, che ne pensi dei Queen? E lui mi fa: Gianni, roba da fro. E dico: porca puttana, lo guardo così, no? È stato ripreso. Meno male che non è arrivato su YouTube, sta roba, capito? Peccato. Ma guarda che ce ne stanno di cose. E quindi il mio modo di guardarlo così in realtà era quello di: no, cazzo, lo so che lo stai a fa apposta, però non mi mettere così a disagio. Lui non lo faceva per mettermi a disagio, e lo faceva perché era proprio così, ok? E tutto sommato a me questa cosa mi è piaciuta, Cioè, quindi ma non ti sentivi, cioè, no, intimorito. mai, anzi. Anzi, sapevo che era una cosa lucida, è una cosa che mi scoglionava lì per lì, perché dicevo: Madonna mia, dice, adesso devi sparare sta cosa. Veramente, sai che queste trasmissioni che ho fatto con Richard, poi dopo nell'attività che faccio adesso, io faccio il rettore di questa università telematica che c'ha un sacco di iscritti, e poi è un'università storica perché comunque è stata fondata da Gabriele D'Annunzio, so, cioè, un'eredità un po' pesante, no? E tante volte sono usciti pure dei filmati dove mettono insieme me prima e dopo. A me non mi imbarazza per niente e mi fa pure piacere. Molte persone però mi chiedono: ma tu, ma come fai, no, a fare questo e pure quell'altro? E dico: tu devi essere quello che sei, qualunque cosa esce fuori è importante che venga fuori, punto. E non deve esserci preoccupazione. Perché mi veniva a me la preoccupazione? Perché magari sapevo, e quella volta dice: perché mi guardi così? Perché il giorno dopo c'avevo un processo abbastanza importante, e ovviamente non potevo sapere chi mi stava guardando in televisione, però avevo la mia attenzione focalizzata su sta causa che dovevo fare il giorno dopo. E quindi, come tutte le persone che sono proiettate verso un'attività che per loro è importante, pensano sempre di avere gli occhi addosso. Quella sera io pensavo di avere gli occhi addosso, poi non mi sarà inculato a nessuno, come nella stragrande maggioranza delle situazioni della vita di ciascuno di noi, della mia in particolare. Però sentivo questo grande fratello dietro. E allora dico: no, Richard, tu lo sai domani che cazzo c'ho da fare? Non lo fare sto sbrò, che mi stai lì? Che mi stai a guardare? Perché mi guardi così? Capito? Poi chi ci ha visto bene, come mi hai visto tu, come mi avranno visto i ragazzi della Falange, che risaluto ancora calorosamente, avranno notato una forma di imbarazzo che è stata vista come un'incussione magari della persona nei miei confronti, come il fatto che io lo subissi, ma in verità per me era una preoccupazione di altro, ecco. Senti, un'altra domanda che Sì. è un mistero irrisolto. I 5 livelli della RBO, mai una Non se no una, se povero no, cazzo. Cioè, povero cazzo. che è. Esistono. Allora, i 5 livelli erano relativi a un apprendistato, si legano alla barzelletta su Malmsteen. No, Aspetta, il no, qual è te la parte del. No, aspetta. adesso te le leggo queste cose. Allora, c'è sta una barzelletta che lui racconta su Malmsteen, che non c'entra Malmsteen, dice: uno muore che ascolta musica e a un certo punto va in paradiso, lo accoglie Gesù, gli dice: ciao, benvenuto, vieni, accomodati, sei stato tanto bravo nella vita, che hai fatto di male? Niente, ascoltavi il metal, però ti piaceva anche la musica metal. L'ha raccontata in varie forme, quella che è uscita ultimamente mancava di sto pezzo, però era quella che era più raccontata, perché poi lì ha fatto una sintesi. Dice: vabbè, il metal, insomma, era una musica ascoltabile. Dice: ma io, sai, sentivo pure gli ipertecnici. Dice: ah, va bene. Dice: a un certo punto Gesù gli parla, gli dice: senti, vieni a bere sto caffè, o un tè, non so che cosa beve a questo tipo. A un certo punto si sente una chitarra che comincia a suonare, chitarra elettrica al neoclassico, eccetera, eccetera. E allora questo qui, che è scomparso e che ascoltava il metal, dice a Gesù: dice, ma anche qui sentite Malmsteen? La musica era di Malmsteen? E Gesù gli fa: no, è mio padre, capito? Per dire che Malmsteen era divino, no? Fondamentalmente. Allora, i 5 livelli dell'RBO erano un po' questo concetto qua, era un'elevazione verso Dio, un cammino ascetico. Prima ti presenti sotto la porta di Richard e aspetti che ti riceva, cioè Gianni Neri, nel settembre del 2000, ottobre del 1991. Poi Richard ti ammette alla sua corte, poi ti fa fare lezione con lui, poi ti porta a suonare con lui,
E poi arriva Dio, è il quinto livello dell'RBO. Questo è un po' il cammino ascetico che tu fai. Quindi, oltre alla musica di Richard, c'è solo Dio. Questo era il cazzeggio del simposio del metallo che si raccontava dei 5 di tu che livello sei? Io sto al terzo perché sto a fare la pratica con lui, no? Di tu che stai a fare, diciamo, quello sta al primo livello, sta alla porta di Via dei Funari 26, capito? Questo è un po' poi dopo su sta cosa ci si è romanzato un po' sopra e i 5 livelli poi lui li ha modificati, però sempre in una narrativa goliardica che è venuta dopo. All'inizio i 5 livelli erano questi, fondamentalmente. E si legano alla Cosa barzelletta di stai? Malmsteen. Richard Benson Organization, RBO, i 5 livelli della Richard Benson's Organization. Infatti, se vedete questo video ultimo che ho fatto io della presentazione di Richard, c'è un foglio di carta intestata che ha uno dei. L'avete visto il video? Sì, immagino, dove presento processione. Sì. Ok, e c'è un block notes sopra il quale c'è scritto RBO e c'è la faccina di Richard. Ma dopo te lo mando via WhatsApp, il block notes con la faccina. RBO e nella O c'è Richard disegnato, che è la Richard Benson's Organization. Questo Fantastico, finalmente, cioè finalmente siamo arrivati a capire questa cosa qui. è. I 5 livelli, la RBO. Sì, appunto, cioè, più che altro la frase mai una se no povero cazzo, cioè nel senso, cioè era una cosa che era rimasta sempre in sospeso e non si Perché i sapeva. 5 livelli, non una, se no, povera cazzo. No, Poi no, c'avevamo niente. tanti musicisti, c'avevamo, soprattutto negli anni 90, uno che lui chiamava l'uccello, perché poverino aveva ste mani piccoline, tutte legate come se fossero la zampettina di un uccello, quasi palmate, perché erano chiuse. E poi sto uccello pensava di essere un grande chitarrista, era un po' stravagante come tutti noi all'epoca, e faceva: Richard, guarda come sono veloce, faceva questa chitarra, e lui dice, e Richard gli faceva sì, però dice, ci vuole correlazione con questo movimento, un po' a presa per il culo, un po' a correggerlo, no? Perché al movimento deve coincidere la nota, e la nota deve essere suonata secondo un certo standard. E infatti io alla fine, poi quando faceva gli ultimi concerti, ho fatto questo e non solo all'uccello gli facevo io. No, lui sì, ma il pubblico non capisce un cazzo, Gianni, fregatene, perché poi alla fine lui era così, capito? Stava su sto piano. Incredibile, incredibile. Senti, ma io vedo che è un orario tardissimo, siamo quasi alle 22 e non voglio interrompere, ma devo interrompere perché c'ho la batteria che sta per morire. Come possiamo fare? Ci possiamo aggiornare? Vi va? Certo, Se ti va. sì, certo, c'è per una nuova live. E poi magari mi farebbe piacere parlarvi un po' di tutti i ragazzi che Certo. hanno suonato negli anni 90 con lui e raccontarvi un po' di cose invece dei backstage, delle trasmissioni, un po' di Angelo Carpenelli, che è un amico Che è nella carissimo, falange, eh? è grande, grande. Ci siamo salutati l'altro giorno, so che il figlio sta gestendo la sua attività di rivendita di musica Senti, online. scusa, cioè, vogliono sapere la tecnica del pick fall, se no mi uccidono. E del plettro che cade fra le corde sarebbe. Abbiamo discusso varie volte ne parla su un metodo lui di sto pick fall. Praticamente il pick fall sarebbe una plettrata alternata leggera, e per cui praticamente il plettraggio alternato, secondo quello che concettualmente doveva essere l'idea di Richard, il plettro cade attraverso le corde nel plettraggio alternato e quindi diventa più morbido e la pennata diventa più fluida e la corda non è, tra virgolette, violentata ma accarezzata dal plettro che cade. Quello è il pick fall. Ok. Ok, perché era arrivato diverso il messaggio del pick Sì, fall? cioè, Che sì, pensavano? veramente, cioè, qui lo stavano postando in serie, cioè, mi dicevano, se no sono cazzi mia, cioè, se no... No, allora, la cosa è questa, che se tu il plettro lo tieni in senso orizzontale, non cadrà mai e avrà sempre un impatto rigido sulla corda. Se tu invece poco poco lo posizioni di taglio ad angolo e dai una plettrata che
che fa vibrare la corda sempre in senso alternato e mai continuo, perché la plettrata continua è una plettrata che mi diceva da Richard, è incapace, una cosa del genere, e quindi mantenendo sempre il ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, no 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma su, giù, su, giù, su, giù, se il plettro è di taglio e arriva ad avere una pressione non troppo forte, sembra che il plettro scivoli fra le corde, dà il senso di continuità, di rotondità, ma è più morbida e quindi ancora più fluida, e il plettro quindi cade, è come se cadesse fra le corde pur dando l'incidenza. Questo è il pick pole. Ok. Beh, lui no, adesso però lo faceva anche vedere, provarci. Ma non mai spiegato. No, sì. Lo diceva a quegli altri di provarci. Ma dai, tu suoni ancora? Sì, cioè, assolutamente sì. Non come prima, ovviamente non bene come prima, bene o male relativo a me stesso, ovviamente, perché avevo più tempo, però suono sempre. E se capiterà in un terzo incontro vi faccio vedere quello che secondo lui era il pickfall, come grazie. Lo interpreto io oggi, la figura di capire è una cosa che poi non ha mai voluto spiegare questa cosa del pickfall, in effetti no. Perché altre persone gliel'hanno anche chiesto dopo il video e lui dice oh, mi frega un cazzo di dirglielo. Vabbè. Io però se lo accenni perché non glielo spieghi, invece dive bombs lo sapete che è, no? Il dive bombs, le bombe aeree. No, cioè almeno allora, io no. C'erano due temi, il pickfall e il dive bombs. Il dive bombs sono gli armonici artificiali che scendono con la leva del tremolo fino a che il tremolo non alletta le corde al punto tale che praticamente il feedback finisce e la corda si ammortizza, come se fosse una bomba che cade, e quindi tu tiri l'armonico e lo fai scendere come se fosse una caduta, e poi le corde, che non hanno più tensione, vibrano come se fosse l'esplosione di una bomba. Brrr, capito? Quindi c'è sto fischio. Mi stanno ammazzando perché non la conosco questa tecnica, ma e non sono un chitarrista, cioè, o perlomeno perché lo sanno, loro lo sanno, giustamente. Loro lo sanno. Certo che lo sanno, grandi. Ok, E, ma invece box. Per quanto riguarda il carillon infernale, sì, no, cioè. Allora quello è un effetto che fa con un armonico che lui dice, ma lì l'ha improvvisata come la trasmissione, cioè questo è come un carry on infernale, no? E c'era questo carry on che stride con l'armonico, quindi è un carry on rotto, e quindi essendo rotto sembra che dia un suono che viene dall'inferno, e quello è il carry on infernale. Noi Perfetto. le riproducevamo tutte queste cose all'epoca del video, proprio anche con gli amici, perché io poi lì vedevo parlare anche di due chitarristi che sono molto conosciuti e affermati, sono due amici carissimi, uno ha lavorato in studio con me per Qui 10 anni. dicevano che lo faceva già Satriani, Sì, certo. Carillon. Sì, è vero. È vero, è vero. Già l'aveva fatto, ma anni prima. Cosa sì. No. Chi era bravo a fare queste cose era Stefano e Diego Reali. Diego Reali, che è stato il chitarrista di DGM, un grande virtuoso, eccetera, carissimo amico, mi vedo e mi sento con loro spessissimo. E Diego riproduceva tutte queste cose di Richard. Stefano le recitava più facilmente, Diego invece le rifaceva tutte, incredibile. Che cazzo di mondo dei matti che eravamo, guarda, veramente, però bello, mamma mia. Un simposio. Cioè. Un simposio assoluto, simposio del metallo, sì, dai. Ti ringrazio allora, No, veramente ti ringrazio io a ringrazio di voi, cuore. ci siamo fatti un paio d'ore, e la prossima volta, se vi fa Grazie piacere, per le rivelazioni, veramente, cioè, capirai. ci ha dato delle testimonianze, cioè una testimonianza incredibile. No, figurati, ma E questo ragazzi, è quasi salutiamo niente. Gianni. Se volete domande, cose, la prossima tutto. Scrivete tutto quanto e In rispondiamo a realtà mi tutto. avevano già dato 8 pagine Ah, no, cinque. le facciamo. Non c'è problema, le facciamo con piacere enorme. Al piacere di stare D'accordo. insieme proprio, va bene? Certo.
No, ma veramente grazie della tua disponibilità e flessibilità e grazie di quello che ci hai regalato. Grazie veramente. A voi per l'amicizia e la stima tra noi, e portiamola avanti che è una bella cosa. Quando volete ci riuniamo un'altra volta, se volete fare pure interventi, cose, mi fa piacere, tanto. Okay? D'accordo. Poi vi racconto anche la prossima volta, che è importante, di tutto questo gruppo ultimo che ha lavorato con Richard, di amici che sono persone eccezionali, veramente, sono come voi, e sono proprio speciali, e non vedo l'ora che sia disponibile il brano nuovo di Richard, perché sentirete una cosa che non avete mai sentito. E adesso vi do pure un'anteprima. Stiamo pensando, sarò a Milano la settimana prossima e vedrò quindi tutti i ragazzi di Bergamo che lo stavano producendo, di riprendere i master di tutte le registrazioni di Richard per rimissarle nella logica sua, con un arricchimento molto importante anche a livello orchestrale, quindi Madre Tortura, eccetera, che non verrà assolutamente snaturato, ma verrà veramente arricchito notevolmente di tutto quello che era nella sua logica, perché poi se vogliamo parlare dei brani che abbiamo, che lui ha prodotto, ha scritto, eccetera, vi racconto tutto quello che c'è dietro Madre Tortura. E l'unica cosa che vi posso dire poco è sui Nani, però per il resto, per tutta la sua... Inferno dei Vivi, sì. Quello vi so dire di meno, la produzione di Zampaglione, eccetera, ma sul resto vi dico perché, come nascono i suoi brani, che cosa c'era dietro, qual era l'esperienza che aveva vissuto, come l'ha composto. Madre Tortura l'ha composto, lo stava componendo proprio quando io andavo a lezione da lui, e l'ho vista proprio crescere, nascere e crescere. Madre Tortura, una bella cosa, e da assolutamente da parlarne insieme. Quindi al Credo che sia funerale l'hai apprezzato, insomma, c'è questo accompagnamento che da c'è stato. morire. Sì, assolutamente sì. Anche se era diciamo, un accompagnamento, come dire, per linee guida, per sommi capi, però sì, assolutamente sì, è piaciuto molto. Sì. Bene. Veramente, va bene. Non Ragazzi, vediamo io vi l'ora, non ringrazio vediamo l'ora. Qua tanto. Sì, ti stanno aggiorniamoci. salutando e ringraziando. Anche io, ciao! Grazie di tutto, Ciao, ciao, veramente. grazie Gianni. Un abbraccio, ciao, Ciao! a presto, ciao! Ciao, grazie, a A presto. presto. Ciao, 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 ciao. Ciao.